Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Sarteano, Mi fa piacere portare ovviamente il saluto da parte di tutta l'amministrazione eh, comunale. 2019, siamo all'ottava edizione del premio di ecologia umana. Io per questo vorrei salutare e introdurre chi è accanto a me e sono Marilisa Cuccia e Massimo Mercati con un applauso, ovviamente. Insieme anche al professor Bruno Dudine. Siamo partiti otto anni fa con questo progetto e è stato un progetto molto ambizioso: Premio di Ecologia Umana, una disciplina eh, relativamente nuova rispetto alle discipline, quelle importanti, quelle delle, delle scienze in genere, e ricordo che Marilisa lanciò questo. Questa idea innovativa come sempre, e mi preme sottolineare il fatto che veramente Marilisa Cuccia e l'Abbazia di Spineta siano sempre stati in qualche modo precursori. Io ricordo quando l'Abbazia di Spineta iniziò un nuovo percorso quando ancora non esisteva il termine agriturismo, molto prima che fosse coniato il termine agriturismo, e anche in questo caso, appunto, l'Abbazia fu. In qualche modo molto avanti rispetto ai tempi che poi dopo sarebbero venuti. Oggi il termine agriturismo è un termine utilizzato e ovviamente ormai ben noto a tutti. Allo stesso tempo, nel 2012, e nello stesso modo, nasce questa idea, proprio nelle stanze dell'Abbazia di Spineta. Marilisa coinvolge l'amministrazione, coinvolge Valentino e Massimo Mercati con Aboca Forecology e sinceramente io in questi anni ho visto un grande cambiamento relativamente al tema dell'attenzione sul tema ambiente. Oggi proprio in questi mesi, in questi mesi vediamo come mentre una volta erano le amministrazioni che dovevano in un certo qual modo cercare di portare la cittadinanza e quindi la politica doveva fare da guida sui temi ambientali, oggi sempre più proviene dal basso la richiesta, anzi sono, è proprio la cittadinanza che chiede alla politica e agli amministratori di muoversi a favore, a tutela di quelle che sono le tematiche ambientali. Tutto è scoppiato ovviamente anche negli ultimi tempi con il fenomeno Greta Thunberg. E eh, ecco, anche in questo caso credo che nel 2012, quando è nato il premio di ecologia umana, siamo stati, grazie alla lungimiranza di chi l'ha portato avanti e proposto, in anticipo rispetto ai temi. Su questo palco abbiamo premiato moltissime persone, ehm, che con, una, con un tradunione, il fil rouge che ha portato alla selezione dei premiati, è stato sempre uno quello di premiare persone che hanno raggiunto anche magari i successi, hanno fatto crescere aziende, allo stesso tempo anche hanno, si sono ehm, distinte su varie ambiti, discipline e tematiche, ma sempre con il fil rouge, il trade union, che è quello di essere riusciti a eh, stare vicino alle tematiche. Ambientali, Frisio Capra, mi ricordo nel 2012, lo stesso Valentino Mercati, che è stato un imprenditore e è un imprenditore eh, illuminato. Tante le persone che sono state premiate, e anche quest'anno, appunto, abbiamo veramente delle eccellenze che rispecchiano la filosofia di questo premio. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Lascio Lascio a Massimo Mercati la parola per un saluto. Bene, grazie Francesco, eh, buonasera a tutti, anche da parte mia grandi ringraziamenti. Otto anni non, non sono pochi, quindi grazie a Francesco, al Comune di Sarteano, Abbazia di Spineto e Marilisa per la grande energia con cui ancora oggi spinge questo tipo di incontri, proprio perché eh, credo non se ne condivida il senso profondo. Giustamente diceva Francesco, dopo otto anni le cose sono cambiate, in realtà... Questo ciclo di incontri forse affonda le sue radici col professor Dudine, a cui poi lascerò la parola che ne è responsabile scientifico ancora alcuni anni prima, iniziamo nel 2007 con l'International Lecture on Natural and Human Ecology, proprio in aboca alla ricerca del senso della parola naturale, dello studio del rapporto fra uomo e natura. Questo è al centro di quello che facciamo come azienda e io sono orgoglioso di poter supportare questo tipo di manifestazioni che sono sì una presentazione, ma che per noi in realtà rappresentano un percorso continuo di ricerca, ricerca finalizzata a dare un fondamento all'idea nuova che anche noi cerchiamo di portare nell'ambito della salute e della medicina, dove il punto di riferimento fondamentale è eh, la comprensione del fatto che uomo e natura fanno parte di un unico quadro, l'uomo non può configurarsi come dominus natura, ma ne deve essere parte. Ciò oggi, a conferma di quanto diceva Francesco, è sempre più evidente anche in medicina, perché la visione lineare farmacologica classica oggi non è più uh, sufficiente. La comprensione della complessità dell'organismo richiede soluzioni che noi diciamo e chiamiamo fisiologiche o sistemiche. Ed è proprio in questa parola fisiologia che è poi da fusis e logos. La ragione della natura che affonda il legame profondo tra l'uomo e la natura. Di questi temi ne parliamo e approfitto qui, nel, poi velocemente, perché non voglio rubare tempo ai, ai nostri premiati, principalmente, a quello che ci diranno. È anche l'oggetto di una mostra alla quale vi invito, che abbiamo organizzato a Firenze, che si intitola La Botanica di Leonardo, per una nuova scienza tra arte e natura. Il professor Dudine poi vi dirà due parole perché c'è un piccolo librettino proprio dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo. E noi abbiamo voluto organizzare questa mostra che, se avrete occasione di visitare, racconta proprio come Leonardo stesso attraverso la sua arte entrò nel, nei segreti della natura, iniziò a raccontarli proprio in quella visione che oggi, grazie alle lezioni di Fiso Capra, di Eva Iablonca e di tanti altri scienziati, diventa un nuovo paradigma. Un nuovo paradigma scientifico che però segna anche il superamento della dicotomia fra scienza e umanesimo e rimette in luce come fondamentalmente sia tutto interconnesso e come il linguaggio che governa la nostra salute e la natura sia uno solo. Per questo chiaramente rispettare la natura significa rispettare noi stessi e la comunità e creare un ponte fra scienza, eh, umanesimo e anche religione. Oggi credo avremo la possibilità di ascoltare parole importanti su questi temi. Grazie a tutti per, eh, per essere con noi, la parola al professore. Grazie. Grazie Massimo, tu hai anticipato molte delle cose che volevo dire io. Eh, io ho curato questo piccolo libretto sulla botanica di Leonardo che è stato distribuito, eh, nel senso che non si può parlare in cinque minuti di Leonardo, che è stato il primo grande botanico moderno. Il secondo grande botanico sarà Wolfgang Goethe con la morfogenesi. E poi volevo introdurre Eva Jablonka, soprattutto il libro che ha scritto, il libro più recente che sarà il tema del suo intervento. E ho pensato che era meglio scrivere qualcosa: è un foglio che vi è stato distribuito. Se vi viene la curiosità, avete i riferimenti per comprare il libro. C'è un profilo, profilo di Eva Jablonka dal punto di vista professionale e anche delle sue due collaboratrici, una è qui presente in sala. E l'altra eh, credo sia negli Stati Uniti. Adesso io chiuderei qui perché siamo un po' con i tempi in ritardo e passo a Maria. Io parlo da qui. Buonasera a tutti, è sempre una bella emozione vedere questo teatro così pieno per questo argomento. E io devo fare dei ringraziamenti, scusate, ma non posso non farli e me li sono segnati perché non voglio assolutamente dimenticare nessuno. Prima di tutto voglio ringraziare il nostro sindaco che da otto anni ci segue così attentamente, con entusiasmo e con passione e naturalmente anche tutta la giunta. Del nostro comune. Ringrazio Massimo Mercati, Valentino Mercati e Aboca, che ci sta supportando da eh, otto anni con grande passione. Naturalmente, il professor Bruno Dudine, che è stato l'ideatore. Eh, di questo premio, mi ricordo sempre quando me l'ha proposto e, e mi ha detto ma perché non, non facciamo un premio di ecologia umana intitolato alla Bazzia di Spineto, alle terre di Spineto e io ho detto sì ma anche al cielo però di Spineto perché i nostri cieli sono così puliti ed è giusto includerli, includerli anche in, nel, in un concetto ecologico e desidero ringraziare inoltre grazie a Marchianò per il fondo scritti e le zolla che c'è sempre accanto in questo premio. L'Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche c'è cioè qui il nostro presidente l'avvocato Paolo Tiezzi Maestri. Ringrazio e veramente di cuore il dottor Marco Fratoddi che si occupa sempre della diretta streaming da tanti anni. E ringrazio il professor Carlo Pulsoni dell'Università di Pisa che coordina eh, Insula Europea, il magazine eh, culturale che eh, vedrete su internet. Eh, è sempre attento con eh, una serie di interviste, di recensioni. Eh, ringrazio Maust Mauro Fastelli che non riesco mai a vederlo qui in teatro perché non ho capito se è timido o che è lui che prepara sempre i premi. Niki Turchi e tutto lo staff che si occupa della tecnologia e il dottor Giuseppe Nicoletti che farà la traduzione simultanea. Poi desidero dare un saluto affettuoso a Sally Engel, che è stata la prima premiata nel 2012 e che viene sempre a trovarci. Ci fa sempre molto piacere che chi è stato premiato negli anni scorsi ci venga a trovare perché si è creato così un filo eh, continuo eh, di rapporto. E ringrazio anche Andrea Margaritelli perché anche Andrea Margaritelli è stato premiato due anni fa e oggi è tornato a trovarci. Ecco, con, eh, anche così per raccontarci anche delle novità. Ecco, e poi veramente un ringraziamento a tutti gli amici che ci stanno seguendo da otto anni e che vengono fedelmente a trovarci. Eh, quello che volevo specificare: eh, il sindaco ha detto questo fenomeno di Greta Thunberg. Allora, devo dire che il nostro invece è un messaggio senza clamore, il nostro premio è. Un'occasione per lanciare sì un messaggio, ma è un messaggio silenzioso, un messaggio che addita esempi, soprattutto addita esempi, perché crediamo che gli esempi siano il modo migliore per educare e quindi. C'è comunque sempre una confluenza in questa occasione di arte, di scienza, di attività, di operosità, di operosità virtuosa. E quindi, ecco, questo è il nostro, eh, il nostro scopo, additare questi esempi, premiarli e, e fare in modo che siano incoraggiate le persone a capire che ognuno di noi può dare un suo importante contributo. Allora, qui sulla scena abbiamo una scultura bellissima di Maria Grazia Collini e è quanto mai appropriata perché è un uomo trasparente, un uomo ecologico che non lascia impronte e che entra nel nostro mondo, nel nostro creato, e che forse assorbirà certi input <ride> e cercherà di custodire ciò che trova. Eh, non mi dilungo, vi lascio all'ascolto dei nostri premiati. Eh, adesso eh, invito Eva Jablonka, a venire sul palco. Grazie yeah, yeah. a lot, Eva. Thank you very much. Uh, Eva è una uh, delle più importanti uh, genetiste, uh, evoluzione e uh, filosofi del well mondo. È molto, molto ben known. And uh, so uh, we will have a lecture by uh, Eva. Thank you very, very much. Uh, I'm very, very grateful to you. And uh, I want to thank Maralisa, and I want to thank Bruno, and I want to thank Massimo for so, the great generosity honor uh, that Tramite il loro cortesio, invito. Credo che riuscirò a mettermi tutto questo. e Vi ringrazio per essere qui, numerosi. Ringrazio voi, tutti i convenuti, perché dobbiamo parlare di arte e di scienza in modo tale che la nostra vita sia degna di essere vissuta. Grazie. Questo è un piccolo omaggio però col cuore, fatto col cuore, grazie mille. Allora. Grazie mille. Allora. Allora. No, loro, loro. No. Thank you very much. I'm going to talk about a subject that is of interest, I think, to everyone. But I'm talk going to talk about it from a point of view, which is not the most co commonly used point of view to discuss it. I'm going e to talk discutiamo. about it. point of view punto di vista dei sentimenti, oh, delle esperienze personali, del fatto che abbiamo delle esperienze e non vogliamo semplicemente mondo come dei robot. Devo dire che è un argomento molto complesso sia per i filosofi e anche per gli scienziati e per tutti coloro che sono interessati a un argomento che coinvolge la religione, l'arte, che coinvolge la scienza la filosofia da quando l'essere umano ha iniziato a pensare proprio a questo. Quindi parlerò proprio di questo argomento dal punto di vista evoluzionistico, evolutivo, che è sicuramente un modo particolare di pensare proprio le cose, al mondo che ci circonda. Non vuol dire che questo è l'unico modo di pensare di queste cose. Ci, se io guardo diciamo, questa scultura eh, e se la vedo da qua vedo una certa cosa se invece vado dietro vedo una cosa diversa è la stessa scultura quindi ci sono vari modi di pensare alla e vi darò un punto di vista ma prima di farlo voglio farvi vedere questa bellissima immagine questa immagine che vedete è diciamo, un caligramma è scritta, è fatta di parole in, eh, in inglese e in ebraico, e le parole sono le parole, ovviamente, di una poesia giapponese del XIV secolo. e La poesia dice: Che cos'è la mente? È il suono della brezza che passa attraverso gli abeti pini, nell'immagine ad inchiostro di Kina. Allora. Cosa vuol dire tutto questo? Cosa significa? Vuol dire che la mente è una rappresentazione delle rappresentazioni delle rappresentazioni. E Alec Janigalski, che ha fatto questa immagine, e che ha fatto altre immagini che vedrete, ha fatto altre rappresentazioni di questa rappresentazione. E questo è il modo in cui spesso noi pensiamo alla nostra mente, perché la nostra mente è una mente molto complessa che utilizza dei simboli. È guidata da un mondo simbolico nella nostra mente, lo è in un certo modo, ma soprattutto per capire tutto questo dobbiamo anche pensare a cose molto fondamentali, domande fondamentali che hanno fomentato lo scienziato e anche il filosofo con un certo tormento. Allora, perché noi ci avvertiamo, perché abbiamo esperienze soggettiva, avvertiamo e percepiamo le cose, perché questo succede? Quindi non sono sola a fare questo lavoro, l'ho fatto con altri colleghi, ovviamente, soprattutto con Simona Kinsburg e l'immagine l'ha fatta Anna Geligoski, siamo le tre grazie, Simona, Anna ed Eva, le tre grazie, siamo noi che siamo responsabili proprio per questo libro. Simona Kingsburg e Anna Jeligoski che ha fatto l'immagine, quindi sarà una definizione fondamentale. Allora, cercheremo in questo caso di capire come scienziata, come biologa evolutiva, cercherò di capire... Cosa vuol dire la coscienza minimale? Per coscienza minimale cosa voglio dire? Cos voglio dire le esperienze ovviamente soggettive, quelle basate sui fenomeni, per esempio siamo il profumo di un giolsonino oppure il rosso di un papavero. Quando vediamo diciamo, un fiore rosso, un'esperienza, un'emozione, una sensazione, la gioia, quando vediamo un amico... Anche il dolore, la fatica, la nausea, il sentimento diciamo, che proviamo quando balliamo, come avvertiamo il nostro corpo durante la danza, tutte queste sono esperienze fondamentali che abbiamo, che percepiamo, che viviamo tutti i giorni, lo sappiamo. E ci possiamo fare un sacco di domande, chiarirci un sacco di cose: perché proviamo queste cose? Perché sentiamo queste cose e non ci limitiamo unicamente a rispondere come un robot? Allora. Quindi possiamo agire senza sensazioni, senza provare esperienze? Possiamo farlo? Quindi siamo delle creature che sentono. Allora, a cosa serve la coscienza? Questa è una grossa domanda, molto importante. Un'altra domanda è chi ha la coscienza? Chi ce l'ha? In questo caso abbiamo delle creature, vedete, abbiamo le cellule a sinistra. Eh, la cellula, come dire, è molto complessa, è una cellula batterica di un batterio e, come dire, è un sistema altamente complesso, una creatura altamente complessa. Può fare un sacco di cose fantastiche con la cella, ovviamente. È conscia, ha detto qualcosa, sente, poi abbiamo i pini. Quindi impariamo un sacco di cose sulle piante e ci sorprende quello che impariamo. Noi sappiamo che comunicano, che parlano attraverso l'apparato radicolare, comunicano attraverso, attraverso proprio con altri sistemi. Ha, hanno dei sensori, un sacco di sensori che possono ovviamente percepire l'ambiente in vari modi. Allora avvertono qualcosa le piante oppure agiscono in modo molto complesso o modi molto complessi. Bene, questo vedete è un tipo diciamo, di, di ameba che fa un sacco di colonie. Ancora una volta, possiamo risolvere problemi molto importanti noi. E abbiamo imparato dalla MEBA tantissimo, un sacco di cose. Il sistema ferroviario in Giappone si basa sulla soluzione che è stata estrapolata da questa creatura. Quando si sposta, diciamo, in un labirinto. E da questo punto hanno creato la rete ferroviaria in Giappone, da una MEBA, dal suo spostamento in un labirinto. E quindi... Molti di noi non abbiamo mai sentito parlare di questo tipo di Ameba, però è una creatura ingrandissima, ci sono un sacco di creature strane, utilissime nel nostro mondo. Adesso vediamo creature che sono più conosciute, molte hanno un grande intuito, particolarmente forte, per esempio cosa dire di questa, di questa piobra, ovviamente, ovviamente che si diciamo, nasconde diciamo, come in una sfera rotonda. Avete qualcosa? E queste api cosa fanno? Imparano in modo osservazionale a muoversi nella natura. Diciamo come dire, c'è un apprendimento o non c'è un apprendimento? E il gatto, cosa dice il gatto? Il gatto, devo dire, ha un sacco di intuito perché molti hanno i gatti a casa, credo avete un gatto a casa, no? E quindi sapete che il gatto sicuramente avverte qualcosa perché si, ovviamente si arrabbia, si annoia, quindi lo dobbiamo addomesticare. E poi diciamo le civette, i gufi, anche questi insomma riconosciamo. Pensiamo che anche loro possano avvertire e sentire qualcosa, addirittura avere un pensiero, e questa è spinosa, chiaramente. Quindi credo che, che, che come noi avesse molte, molte, diciamo, esperienze emotive, anche spinosa come noi, ne sono sicura di questo. però queste sono intuizioni, parliamo dell'intuito. Possiamo fare meglio di una semplice intuizione, possiamo andare più oltre l'intuizione, possiamo giustificare queste intuizioni, come possiamo giustificare queste intuizioni? Ebbene, come ho detto, vi sono vari modi ovviamente di arrivare al nocciolo della questione e, e in biologia ci sono vari modi di arrivare al noccio del problema, cerchiamo di comparare come possiamo studiare qualcosa come le esperienze oggettive. Che sono anche soggettive, soggettive si corregge l'attrice, che sono private, in modo tale che siano poi oggettive, pubbliche, facendo questa traslazione. È possibile o non lo è affatto? Io sono una biologa evolutiva e quindi penso di vedere le cose sotto questa angolazione specifica, e così faccio. E quando cerchiamo di pensare a tutto questo, ci diciamo, non sappiamo come iniziare, dove possiamo iniziare, quindi c'è un problema. Simile al diciamo, problema della coscienza, che abbiamo affrontato con successo con la, con la scienza, adesso dobbiamo affrontarlo con la coscienza. Quindi, il problema che è stato affrontato più o meno di successo, non del tutto, con la scienza, allora è la vita, è la vita. Quindi, noi sappiamo e pensiamo che possiamo pensare proprio all'origine della vita, possiamo farlo. Allora, possiamo dire: che cos'è la vita? in senso prettamente biologico. Qual è il significato ultimo di vita? Più di cento anni di grandi lavori ci siamo detti bene, cerchiamo un attimino di, di mettere appunto un programma di ricerca sull'origine della vita e vediamo se possiamo poi attuarlo per capire anche diciamo, l'origine evoluzionistica della coscienza. E pensavamo che questa fosse un'ottima analogia perché la vita la vita diciamo, è un tipo, un tipo di attività molto percepita che ha uno scopo: lo scopo è quello di riprodursi e di sopravvivere. Noi viviamo per riprodurci e per sopravvivere, quindi possiamo anche pensare, però, anche, a, diciamo, allo scopo di tutti gli organismi viventi. E la coscienza, anche la coscienza, è una cosa ovviamente: noi sentiamo le cose, facciamo le cose, le avvertiamo perché le facciamo perché le avvertiamo vogliamo ricercare il piacere, tutti i tipi di piacere, non solamente quello diciamo edonistico ma anche quello intellettivo, anche il piacere, eh, diciamo il benessere sociale, il benessere, eh, abbiamo bisogno di, di raggiungere anche eh, il benessere, ma vogliamo evitare di sentire e avvertire dolore, non vogliamo provare dolore, vogliamo evitarlo tutto questo, quindi abbiamo tutti questi fini. Diciamo siamo senzienti, siamo individui senzienti, creature senzienti e questa è una caratteristica di essere coscienti, di scavare in profondità, è molto inerente alla nozione di, di coscienza, è una cosa che è anche molto inerente in modo diverso alla vita. Quindi pensiamo, ci siamo detti, allora come possiamo sicuramente diciamo, affrontare questo problema come studiosi che studiano la vita? Ci siamo detti. Quindi ci siamo detti, ok, bene. Il modo di affrontarlo, di farlo, è prima di tutto vedere cosa i filosofi, gli scienziati, gli psicologi cognitivi, i comportamentalisti, gli artisti, Qualsiasi altra cosa direbbe per quanto, per quanto riguarda la vita, cosa direbbero ovviamente e cosa direbbero della coscienza, come potrebbero definirla, come potrebbero definirla la coscienza. Quando si dice che un essere è conscio, cosa vuol dire questo? Quali sono le caratteristiche che deve avere per essere cosciente, conscio? Lo stesso viene fatto per l'unica della vita, la gente cerca di capire la vita, quindi per essere vivi si dice, per esempio, dobbiamo avere come diciamo, una chiusura della membrana cellulare, abbiamo bisogno di un metabolismo, dobbiamo avere un sistema di, di replicazione e via discorrendo. Quindi c'è una lista. E c'è un consenso poi su questa lista, questa lista però non basta, è semplicemente l'inizio di una lunga storia, però si inizia con questa lista e poi quello che fa è la gente, coloro che hanno studiato l'origine della vita, una volta che hanno messo a punto questa lista queste persone hanno detto bene che tipo di sistemi, che tipi di reazioni saranno in grado di necessario per soddisfare tutti i proprietari elencati in questo lungo elenco e hanno creato quindi un modello, un modello per tutto questo e anche considerato un, diciamo una caratteristica particolare che una volta trovata nel sistema stesso si può ovviamente diciamo, fare un, un tipo di reverse engineering. Okay? Ecco, questo è il punto. Abbiamo iniziato le caratteristiche del sistema e poi abbiamo cercato di identificare le capacità del sistema con le quali noi possiamo fare il reverse engineering, come un pantelologo trova un piccolo osso e da questo piccolo osso lui o lei, il paleontologo può rimettere in sesso l'intero organismo che aveva questo ossicino Quindi abbiamo cercato questa caratteristica su cui potevamo lavorare ulteriormente, perché la coscienza è molto difficile da studiare, perché è soggettiva, quindi non possiamo studiarla in modo diretto, mio Dio. E nemmeno possiamo usare la vita in modo diretto, dobbiamo trovare qualcosa, qualcos'altro ovviamente che sia un ottimo marcatore della vita o della coscienza, e poi dobbiamo costruire un certo modello per capire come tutte le proprietà che devono essere utilizzate, come possono essere utilizzate da applicate da una creatura vivente. Quindi abbiamo considerato a tutto questo. Abbiamo avuto un sacco di tempo, 12 anni, quindi ho passato un anno considerando tutta la letteratura, cosa diceva la letteratura in merito a questo punto, in fase di stesura del libro, sono arrivato ad una lista di consenso, quindi sapete, io non sono molto dogmatica, forse, forse è troppo, forse è troppo poco, non lo so, non sono dogmatica, non sono imperativa, forse potremmo cambiare qualcosa, direbbero alcuni. Bene, però devo dire che c'è una cosa su cui dovremmo iniziare a lavorare, che si basa proprio su... Su varie opinioni, opinioni contrastanti. Abbiamo trovato anche delle basi in comune di queste opinioni molto contrarie. Le cose in comune sono che quando proviamo un'esperienza, eh, diciamo quando vediamo una mela, per esempio, vediamo la mela non solamente come qualcosa di rosso, di, di, di rosso o di profumato o di immobile. Vediamo, la vediamo nella sua totalità, non nella sua diciamo, segmentarietà. La vediamo come mela nella sua totalità, nella sua interezza. Quindi non come varie caratteristiche sommate assieme, come una somma Questa è una cosa, diciamo, di buon senso, ma è una cosa che non è poi così, diciamo, risaputa in modo istintivo. Dobbiamo spiegarci la realtà della mela, cosa che non fanno i robot. Quindi non solamente abbiamo questo tipo di unità, non solamente le mele, ma anche gli esseri umani, i gatti, possiamo sentire le cose odorali, possiamo ascoltare, udire le cose, e possiamo spostare il nostro corpo, sentire la sensazione del corpo che si muove in vari modi, in vari modi. Possiamo fare tutte queste cose. Quindi ci sono un sacco di differenze e le sentiamo però come totalità, come interezza. E poi diciamo, la unità, diciamo globale, vuol dire che noi sappiamo un sacco di cose diverse sulle mele e possiamo fare un sacco di operazioni con le mele, possiamo pensare ovviamente che ad esempio, le mele siano utili ovviamente. Che che non scapperanno, possiamo sapere tutte queste cose e possiamo anche eh, avvertire, eh, sapere che la, la mela piace a uno o non piace a a ad un altro, per esempio, tutte queste cose, tutte queste diverse sfaccettature. Quindi quello che noi percepiamo è quello che noi avvertiamo, sentiamo, percepiamo. Sono cose su cui possiamo essere operativi dopo. Poi, abbiamo un sistema di ordini molto flessibile, come ho detto: diciamo una mela può andare bene o non andare bene, può essere buona o non buona, può spaventare addirittura qualcuno. E anche ci sono varie emozioni associate ovviamente alla mela, però dipende proprio dalla nostra storia precedente, dalle nostre esperienze precedenti con le mele, il rapporto che noi abbiamo ovviamente con le mele e con altri tipi di cose. E poi c'è questo fatto che perché le cose siano, diciamo, vissute, eh, provate, ci deve essere una certa durata. Non succede, nel senso, un lasso o un, un raffronto temporale. Sembra davvero gli esperimenti che sono stati condotti, che soprattutto per provare qualcosa abbiamo, diciamo, da 100-150 millisecondi fino a 300 millisecondi. E anche prima di questo esperimento... La, eh, Coloro che facevano diciamo, fenomenologia e filosofia lo sapevano, sapevano esattamente che il presente non è un punto infinitamente piccolo, vi sono delle intersezioni tra il passato e il futuro. Il presente ha una durata. E grandi filosofi come William James ha parlato poi di questo punto. E questo è anche molto interessante: è un fattore biologico. Noi abbiamo bisogno del tempo. Bene, noi abbiamo la nostra diciamo, memoria che ricorda e sappiamo che noi impariamo, che possiamo imparare in modo molto flessibile, molte persone si rendono conto, come esseri umani, la maggior parte degli organismi del, del, del mondo ovviamente imparano, e alcuni imparano in modo semplice, alcuni imparano in modo molto più complesso ma imparano e c'è una grande quantità di flessibilità nell'apprendimento, nel modo in cui apprendiamo, impariamo le cose e quando impariamo le cose impariamo altre cose perché il mondo è pieno di impurità, di rumore, ci sono un sacco di cose che succedono e quando ci basiamo eh, su una cosa a cui pensiamo dobbiamo necessariamente su altre cose. E poi c'è una cosa molto importante proprio sulla coscienza, quindi devo dire diciamo l'intenzionalità, cosa vuol dire intenzionalità? Vuol dire relativamente a qualcosa, aboutness in inglese. Quindi vuol dire che quando si vede una mela, la mela stessa non è diciamo in testa, quello che è in testa è la rappresentazione, un modello della mela, ma non è la mela fisicamente, non è nella vostra testa. Quello che succede, quello che ci succede, noi modelliamo, facciamo la modellazione del mondo, facciamo la, la modellazione anche dei nostri corpi, del nostro io. E. Per essere consci ci deve essere sentimento, ci deve essere percezione, ci deve essere unione. Bene, questa è una lista ovviamente di proprietà su cui la gente si trova d'accordo. Una cosa che dobbiamo prendere in esame è qualsiasi teoria di coscienza. Cerchiamo di capire la coscienza come proprietà, diciamo, biologica. però deve avere un senso, deve essere... Una cosa sensata dal punto di vista no, osservazionale. No, Adesso no, voglio no, parlare no, ovviamente no, dei no, marcatori no, evolutivi no, e poi lo farò no, sia direttamente no. che indirettamente con una metafora. Pensiamo un attimino alla vita, la vita. Pensiamo alla vita e pensiamo... Allora, ovviamente, pensiamo al pianeta. Pensate di andare diciamo, ad un pianeta sconosciuto e non sapete se su questo pianeta sconosciuto ci sia abita o meno. Siete un biologo, siete un chimico, siete un geologo, quindi conoscete molto effettivamente di questo pianeta dal punto di vista scientifico e in questo pianeta trovate diciamo, il DNA, qualcosa simile al DNA. Diciamo piccole molecole ovviamente che si strutturano, che si fondono, siete uno scienziato, quindi ovviamente si possono autoreplicare, autoriprodursi. Vediamo queste cose, beh, allora, sì. non si vede niente di vivo, trovate semplicemente queste piccole molecole per fare in modo che queste molecole possano esistere, quindi non possono esistere e formarsi spontaneamente. Richiede molto tempo perché si formino in modo spontaneo, devono avere dei sistemi che permettano a queste piccole molecole di formarsi. Che possano sintetizzare no. la vita. Allora, quindi iniziamo l'ingegneria in questo caso, in questo caso abbiamo bisogno di sistemi metabolici che possano creare delle sottounità di queste cose di tipo DNA. Quindi non stiamo a diffondere molto, ci deve essere una me membrana. E iniziamo l'ingegneria e quando facciamo dei diversi ingegneri arriva qualcosa di molto interessante come una cella, una protocellula qualcosa di questo tipo è necessario per questa molecola per esistere in prima battuta con i diversi ingegneri facciamo questo quindi il DNA stesso non è, non è vita la cellula, la cellula che avete col DNA è vita non il DNA diciamo il DNA è semplicemente un marcatore di vita non è vita quindi chiediamo alla domanda chiediamo, facciamo questa domanda dove possiamo trovare un marcatore di questo tipo? Perché non possiamo studiare la coscienza direttamente, possiamo trovare un marcatore che possiamo studiare e per cui possiamo fare il reverse engineering. Possiamo creare un sistema con alta possibilità, questa cosa probabilmente sarà la vita. E abbiamo pensato molto a lungo questo e siamo arrivati alla conclusione, abbiamo cercato. Abbiamo provato a vedere cosa, alcuni funzionavano, altri non funzionavano. E siamo arrivati a qualcosa di, che era molto diciamo, diciamo, importante: un modo di apprendere che si chiama l'apprendimento associativo illimitato. Ecco è un gergo, quindi cerco di capire meglio, cerco so di capire meglio, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando impariamo per associazione, pensiamo che X è preditivo di, di Y, eh, parliamo, non so, di, di, dell'esperimento pavuliano, si sente una campana e poi c'è il cibo, quindi ogni volta... E quindi ogni volta che si impara questa associazione, quando c'è ovviamente la capena, ci aspettiamo che vi sia del cibo da mangiare. C'è una relazione a livello corporeo, il riflesso pavloviano. E talvolta vediamo ovviamente quando ovviamente c'è un, diciamo, un topo che viene mandato, scappa, l'ho imparato. Questa è una cosa che noi possiamo predire. All'inizio sente il suono ovviamente della campanella. Quindi in questo caso diciamo, ha il topo delle emozioni, diciamo ha delle emozioni come l'appetito, ha il desiderio di mangiare il formaggio, il cibo, il toccolino. Pe pe però diciamo, l'indizio predittivo è molto complesso. Ci deve essere questa sua totalità, non una cosa semplice, ma una cosa direi... come un quadro specifico con alcuni elementi oppure diciamo un animale con caratteristiche particolari pensiamo diciamo, a cose che hanno caratteristiche plurime e, e, e l'animale impara tutte queste caratteristiche all'unisono un'altra cosa importante ci deve essere una cosa nuova non una cosa che abbiamo imparato con la storia, ovviamente evolutiva col riflesso e con l'istinto, ma una cosa che non abbiamo mai imparato, e poi una cosa che non faccia parte della storia di apprendimento dell'organismo E la terza cosa di cui abbiamo bisogno. Sulla base di quello che abbiamo imparato, possiamo imparare altre cose. Ecco. Bene, queste sono le caratteristiche che sono molto diciamo eh, eh, importanti. Diciamo una cosa che fa in modo naturale anche un bambino. Perché tutto questo è un ottimo marcatore? Bene, faccio un piccolo esempio. Cosa vuol dire imparare con diciamo, l'apprendimento diciamo, associativo limitato? Qui avete il, 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 topo, il topolino vuole arrivare, diciamo, a arrivare al cibo. Quindi l'ambiente in cui vive è un ambiente molto complesso, ci sono un sacco aspetti, un sacco di pericoli. Prima di tutto devi imparare che non deve andare a destra. La destra è un, è un cattivo posto andare. Può andare a sinistra, a destra no, va a sinistra. Oppure può andare a sinistra in due modi, in questo modo e in quest'altro modo. Quindi per andare a sinistra il modo più diritto, diciamo, è molto migliore perché non ci sono ovviamente, ovviamente delle aquile, quindi deve escludere un percorso rispetto ad un altro percorso e poi deve scegliere fra due strade, una è meglio dell'altra, deve imparare, deve imparare, imparare, imparare e diciamo, edificare un'azione su quello che ha imparato per fare qualcosa in modo semplice, che possono fare tutti gli altri topi, ma questo può fare con un apprendimento topografico dell'ambiente per essere in canto di arrivare al cibo. Quindi ok, diciamo, bene, questo ha soddisfatto tutte le condizioni, credo che non voglio, diciamo, anniarvi ulteriormente su questo punto, però voglio farvi vedere altre cose, però quando abbiamo questo apprendimento assertivo limitato, allora in questo caso si percepiscono le cose per definizioni, come totalità, possiamo fare varie operazioni possiamo diciamo, ascrivere vari valori a tutto questo questo ha una durata ci vuole tempo perché questo si verifica e ci sono eh, molti elementi plastici molta plasticità per cui possiamo imparare in modi completamente diversi e man mano che impariamo escludiamo altre cose come dicevo prima quindi, e quindi noi impariamo quindi creiamo diciamo, veramente, diciamo come dire degli apprendimenti cognitivi come fanno gli animali, impariamo in questo modo, no? si creano ovviamente delle carte cognitive dei loro corpi, degli animali, degli ambienti dove si muovono e vivono, e poi devono essere gli organismi viventi, devono avere un corpo e devono anche avere un modello percepibile del loro corpo, del mondo in cui vivono e del loro corpo nel mondo, un modello, un altro modello, e ancora un modello di altri modelli, che sono in grado di interagire gli uni con gli altri. Quindi quando arriviamo a questa domanda, che è molto importante per molti e anche importante per noi come biologi, la domanda, ok, se questo è il caso, se così fossero le cose, allora chi ha la coscienza? Perché possiamo farci questa domanda anche dal punto di vista sperimentale? Chi può imparare in questo modo? Cosa sappiamo dell'apprendimento? Ci sono 150 anni di, 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 di eh, esperienze che sono state fatte di prove specifiche sull'apprendimento. Cosa abbiamo imparato in questi anni? Le cellule, imparare, le cellule possono imparare, ma non in questo modo. Ogni organismo vivente può comunque imparare. Quindi noi possiamo farlo al meglio delle nostre capacità, diciamo. Anche devo dire che ci sono vari tipi di apprendimento, ma che non sono sempre gli stessi. Devo dire che tutti questi animali, comunque, possono imparare in questo modo, in questo modo molto complesso, proprio con l'apprendimento associativo illimitato. Noi sappiamo che vi sono tre grandi gruppi di creature che possono imparare in questo modo e lo sappiamo molto bene, queste creature sono i molluschi alcuni dei molluscoli, i molluscoli, i molluschi scusate sono un gruppo di animali particolari come diciamo le seppie, sappiamo tutto molto bene queste, quindi anche i calamari antropodi come i granchi, le api, i scarafaggi possono imparare in questo modo, sappiamo che quasi tutti i vertebrati possono imparare in questo modo i pesci, per esempio i rettili le lucertole, diciamo le rane, i mammiferi possono imparare, anche gli uccelli possono imparare in questo modo specifico e poi sappiamo che vi sono tre grossi gruppi quindi ci sono, ci sono come dire le file, no? Grandi categorie proprio di categorie di venti che possono parlare in questo modo, i vertebrati, alcuni molluschi, pochi ma alcuni, e poi anche antropodi, non tutti ma alcuni antropodi possono imparare in questo modo. E poi sappiamo anche che queste creature sono emerse diciamo, diciamo, tantissimi milioni di anni fa, 300 milioni di anni fa, io non c'era ancora, diciamo 300 milioni di anni fa, non fraintendetemi, però è quello che suggerisce a noi la scienza. Quindi durante questo periodo, il periodo cambriano, come dire, è un'esplosione estrema, ovviamente di forme corporee sul pianeta, e fra queste vediamo tutti questi gruppi di animali. È un periodo molto importante, ovviamente l'esplosione cambriana, come sapete bene. E ritornerò a questo fra un po'. E noi sappiamo ovviamente che ovviamente i gamberetti e i granchi che sono comparsi in questo periodo e anche i vertebrati, i pesci vertebrati in questo periodo, avevano tutte le zone encefaliche che erano diciamo, sviluppate soprattutto per imparare in questo modo. Quindi dovevano avere un cefalo sviluppato in questo modo per imparare. Lo sappiamo dei fossili. Quindi abbiamo un sacco di fossili per essere sicuri che hanno delle zone cerebrali lo specifico per l'apprendimento, i molluschi, diciamo, le piove in, diciamo, e poi anche diciamo, i calamari e le seppe durante il campiano, 300 milioni di fa sono comparsi, quindi sicuramente la coscienza era, era presente diciamo, grazie proprio all'apprendimento associativo illimitato e la coscienza appare proprio sul pianeta diciamo in questo modo e possiamo anche mettere a un modello di queste cose Abbiamo, diciamo, possiamo mettere a punto un modello non di coscienza ma di capacità soprattutto per questo modello dobbiamo avere dei meccanismi che possono integrare tutte le e, caratteristiche formare un insieme, dobbiamo avere qualcosa che costituisca ovviamente un automodello, modello, un cefolo, un cervello, un modello di azione, un modello diciamo, verbale di parole e dobbiamo avere vari meccanismi che devono escludere le informazioni non importanti, i sistemi memorici cioè, dobbiamo avere che consentono, quindi permettono. Diciamo, il, ricordo, il ricordo di questi modelli, di queste modalità mnemoniche. E noi abbiamo fatto questi modelli all'inizio del progetto di ricerca. E questi sono diciamo, i vari cervelli. Abbiamo ovviamente Shakespeare, grande cervello, e poi il cervello dell'umano, vedete Shakespeare, qui avete poi, diciamo, una libellula e il cervello, e qui avete sempre ovviamente i calamari e il cervello dei calamari. Well, quello che è interessante su questa immagine è che anche se i cervelli sono molto diversi, se vediamo ovviamente il cervello di un insetto, prendiamo il cervello invece di un vertebrato, anche se ci sono diversi livelli strutturali secondo vari aspetti, la condizione diciamo, funzionale è estremamente simile, come potete vedere in questa diapositiva, è estremamente simile. Vedete ovviamente, ovviamente tutte le frecce a destra e a sinistra. Vedete, c'è un rapporto molto pertinente, molto analogo, una grande analogia e questo è molto sorprendente, direi, altamente sorprendente, ma sostiene altamente anche l'idea che vi sia sicuramente un punto di comunanza, diciamo, ai vari livelli della vita spessa su questo pianeta. E il ripeto, Cambriano, possiamo parlare ultimamente, diciamo, la capacità di imparare con l'associazione, soprattutto la capacità di imparare in modi complessi, è un adattamento che è enorme, un enorme adattamento che permette alle culture di adattarsi durante la vita, non solamente la mutazione e la selezione, ma adattarsi durante il loro eh, eh, percorso di vita è una delle cose ovviamente che poi diciamo è il motore principale dell'esplosione del periodo campriano io imparo di te, tu adesso eh, impari di me allora, se io imparo di te e eh, so le cose di te forse ti odierò e viceversa quindi è un apprendimento che porta diciamo ad un sviluppo non so di meccanismo di, di, di difesa, come diciamo, diciamo come dire, la struttura protettiva di un gabinetto, la corazza. Quindi, io devo imparare come diciamo, interfacciarmi con te, devo difendermi, sviluppare meccanismi di difesa anche. Quindi, come dire, un loop di feedback positivo, un circuito di informazioni di ritorno completamente positivo. Questo abbiamo parlato ovviamente dal periodo Cambriano. È un, un mistero, ma l'abbiamo diciamo dipanato. I che ne hanno parlato a molti, hanno capito, hanno dipanato la testa e adesso hanno capito questo mistero. Non, non ho il tempo in mente di fare tutto questo, ma siamo molto interessati anche agli esseri umani. Vogliamo capire, eh, diciamo, da animali molto semplici, dai pesci per esempio, vogliamo perché è, è stato possibile, diciamo, dare vita a un essere complesso come siamo noi, esseri umani. Quindi non parliamo delle nostre capacità intellettuali, intellettive, ma di quelle che sono le nostre sensazioni unici, diciamo, il sentimento di vergogna e di colpa. Nel del Vecchio Testamento, diciamo, la prima, il primo sentimento dell'essere umano è stato il sentimento di vergogna. Questo è il sentimento umano. Non credo che ovviamente gli animali provino vergogna, Forse sono un po' imbarazzati i nostri cani, ovviamente, quando rubano un po' da mangiare. Sono imbarazzati, ma non hanno, diciamo, come dire, questo sentimento di, eh, di colpa e di vergogna. Noi ce l'abbiamo e per capire questi sentimenti dobbiamo, dobbiamo provare, provare e fare anche errori durante il nostro percorso evolutivo. Come biologo evolutivo, sono molto interessato in tutto questo. Come. come, come... E perché adattiamo queste sensazioni? Questo diciamo, è una ricerca eh, futura. Eh, noi siamo molto interessanti diciamo, agli animali, diciamo, ma anche alle creature eh, eh, viventi nella totalità, ma anche ci interessa molto l'essere umano, la bellezza che tutto questo comporta. E noi come altri animali... Abbiamo, abbiamo dei valori simbolici pensiamo diciamo, a una cosa che sia buona, che sia giusta pensiamo alla libertà pensiamo a queste cose è questo che vica le nostre azioni ma, ma, ma non diciamo forse l'azione di, di un, un elefante per quanto sia molto intelligente e poi c'è il futuro cosa succederà, cosa succederà quando metteremo a punto dei robot quindi i robot i robot non biologici possono essere consci? Cioè non è che pensiamo unicamente come dire, a questo, pensiamo alla coscienza, non so se i robot non biologici saranno eh, coscienti. Dobbiamo pensare a questo, un attimo dobbiamo un attimino pensare a questo, ci sono varie opinioni, gli scienziati sono molto ottimisti, dicono, però dobbiamo essere, dobbiamo essere anche sospettosi, non dobbiamo essere così ottimisti, oppure dobbiamo creare qualcosa che ricordi un golem. Che cos'è il golem? Il golem è una creatura dell'immaginazione, che è stata creata diciamo, ovviamente dall'immaginazione umana, è una creatura che è stata diciamo, presa dalla terra. Da, diciamo, da un materiale biologico e, e quindi è stata fatta questa creatura il golem è fatto proprio di, di argilla, di fango. E, poi, e quindi se si mette qualcosa qua in bocca ovviamente si rianima. C'è un sacco di, di valori simbolici, di poteri simbolici in questa creatura quindi non solamente simbolici ma anche religiosi, un'idea molto interessante, possiamo creare qualcosa che la domanda come una eh, creatura concia da dei materiali di eh, rifiuto biologico, è una domanda aperta, ancora non abbiamo risposto a questo quesito, possiamo farlo? Bene, questo robot potrebbe essere come Amleto. Quindi essere o non essere come amleto, questo è il problema. Questa è una grossa domanda ancora una volta, non lo sappiamo. I robot possono fare qualsiasi diciamo, eh, attività cognitive, eh, possono anche vincere la partita se giocate con un robot diciamo, a, a scacchi, chissà. Che... Ma non vuol dire che abbiano la capacità di porsi il quesito essere o non essere, non ci arriveranno. E almeno sono molto distanti da questo oggi. Ci sono un sacco di domande aperte. So che i robot ovviamente non devono fare le cose necessarie della vita come devono fare noi, come devono fare altri animali. D'altro lato, ovviamente se, che, se ci sono robot nel mondo umano devono, devono agire senza rappresentare una fonte di pericolo nel eh, confronto del genere umano. Ci sono un sacco di domande. Quando parliamo di intelligenza artificiale abbiamo affrontato queste domande e sono domande tuttora aperte e devono essere diciamo, considerate non solamente da coloro che si occupano di e di intelligenza artificiale, ma devono essere affrontate anche dai psicologi, dai biologi, dagli artisti e anche diciamo, dagli studiosi religiosi, credo. E grazie mille di cuore della Cattività attenzione. Consiglio. Non so se c'è tempo per rispondere ad eventuali domande. Dopo sono intervenuti gli atti, grazie. Ringraziamento ad Anna Urigi che ci ha deliziato con la sua voce, con questo omaggio a Eva. Al nostro uomo ecologico aggiungiamo anche un altro elemento che è essenziale: la spiritualità. E Ora eh, chiamerò il padre generale abate di Vallombrosa Giuseppe Casetta perché ci farà piacere dargli il nostro premio e ascoltarla. E il padre Casetta ci parlerà del contributo della spiritualità all'ecologia integrale. Credo che il presidente dell'Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche abbia piacere di venire a renderle omaggio e invito l'avvocato Paolo Tiezzi Bazzoni della Stella di raggiungerci e ci raggiunge il nostro Sindaco E Massimo Mercati. E per me poi è un particolare piacere dare questo premio all'abate perché dovete sapere che i monaci di Spineto erano monaci vallombrosani e facevano parte della congregazione di Vallombrosa e quindi è un piacere in più poterla incontrare e consegnarle questo premio. Lo facciamo consegnare dal presidente delle abbazie storiche non È un eh? merito ma lo faccio volentieri ormai <ride> c'è un'amicizia profonda tra Sarteano, Spineto e Vallombrosani e a questo punto anche Paolo Tiezzi se permettete eh, con l'abate ci siamo visti diverse volte anche poche settimane fa eravamo insieme a Marradi all'inizio dell'estate eh, con il professor Salvestrini Francesco che è il nostro direttore scientifico di questa eh, associazione che è stata fondata anche dal Comune di Sarteano, grazie. Ma forse mi sentivano, ma va bene la tecnologia. È già acceso? Bene, e così si migliora, sì. E, e siamo nati pubblicamente qui in questo teatro perché abbiamo festeggiato insieme a Marilisa, al comune di Sarteano e agli amici vallombrosani i mille anni della costituzione dell'abbazia di Spineto. Era il marzo 2016, quindi non è che sia una cosa così remota, devo dire, anzi mi sembra vicina, e, però abbiamo fatto diversa strada insieme, ecco, abbiamo avuto altri amici che si sono uniti a noi e ci tengo a dire che proprio nelle settimane scorse due diocesi importanti si sono unite a quelle che già... Avevano fondato l'istituto che erano le diocesi di Grosseto e di Montepulciano, la nostra diocesi, cioè quella di Lucca, l'arcidiocesi di Lucca e quella di Pitigliano, ma in precedenza anche Siena si era unita. Ecco, quindi, eh, insieme a, come ricordava prima, veniva detto prima, oltre 60 comuni della Toscana abbiamo questa importante presenza. Del mondo ecclesiastico e poi tre congregazioni, quella vallombrosana con la quale c'è un rapporto devo dire eh, particolare, ma anche quella eh, silvestrina e quella olivetana. Ecco, eh, ci stiamo divertendo. Io concluderei mm -hmm. questo saluto dicendo ci stiamo divertendo. Questo lo do all'abbato generale. Massimo. Dovete Grazie. anche nella zona di San Sepolcro. ma dopo eh, se ne parla. Se Grazie. Preferisce, preferisce sì, sto seduto, sì. seduto. Sì. Okay. Questo non so se... Ah, sì, sì C'è un sistema... Sì, sì. Un qui, Se vuole sistemarsi Sì, qui. sì. Beh, eh, buonasera innanzitutto. Eh, dopo questa lezione mi verrebbe voglia di ritornare lì, ma so, sono stato invitato anche a dirvi qualcosa e lo faccio con molta semplicità e anche umiltà. Innanzitutto, è con grande gioia che ho accolto l'invito a partecipare a questo premio internazionale per l'ecologia umana, Le terre e il cielo dell'abbazia di Spineto e sono qui in qualità di presidente della Fondazione San Giovanni Gualberto, eh, che lavora molto nell'ambito della tutela, soprattutto nell'ambito forestale, boschivo. Noi abitiamo in una delle foreste più interessanti e più belle, e proprio pochi giorni fa è stato realizzato un convegno internazionale sui 150 anni degli arboreti di Vallombrosa. Non un arboreto, ma diversi arboreti, Alcuni di questi sono stati iniziati da, dai nostri monaci, da alcuni abbati della nostra congregazione, che hanno reso famoso non soltanto questo luogo, ma anche eh, la scienza che studiavano. Sono anche qui come abate generale della congregazione vallombrosana dell'Ordine di San Benedetto. Siamo monaci benedettini eh, fondati da San Giovanni Gualberto, e l'inizio di questa fondazione è stato a, a Vallombrosa. Io cercherò di dirvi qualcosa su ciò che più si attaglia alla mia vocazione e al ruolo che rivesto all'interno della congregazione. Ho dato un titolo a questo mio breve intervento Ecologia integrale, il contributo della spiritualità. Io penso che sia noto a tutti voi che la prospettiva focale su cui si regge l'enciclica di Papa Francesco Laudato si è proprio quella dell'ecologia integrale. È un'espressione che dà il titolo al capitolo quarto di questa enciclica e che ricorre altre nove volte nel testo. Ecologia integrale vuol dire che tutto è in relazione, tutto è collegato, tutto è connesso. In altre parole, la prospettiva olistica, globale, ampia di un creato inteso come casa comune, come ambiente di vita e non come semplice oggetto da usare, è ciò che caratterizza la proposta di Papa Francesco, al di là di ogni lettura parziale e insufficiente. Da un punto di vista concettuale, Papa Francesco assume il termine ecologia non nel significato generico e spesso superficiale di una qualche preoccupazione verde, ma in quello ben più profondo di appro approccio a tutti i sistemi complessi, come diceva poc'anzi la professoressa, sistemi complessi, la cui comprensione richiede di mettere in primo piano la relazione delle singole parti tra loro e con il tutto. Sono proprio in sintonia con quello che è stato detto poco fa. Il riferimento è all'immagine di ecosistema e per rimanere all'interno del pensiero più volte espresso da Papa Francesco a questa immagine che lui ha usato molte volte anche prima di diventare papa e cioè l'immagine del poliedro che negli Gaudium ha dita come modello che riflette la confluenza di tutte le parzialità. Questo è il concetto, confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono però la loro originalità. L'ecologia integrale diventa così il paradigma concettuale capace di tenere insieme fenomeni e problemi ambientali attualissimi. Riscaldamento globale, inquinamento, esaurimento delle risorse, appena concluso il sinodo sull'Amazzonia, de deforestazione, biodiversità, eccetera, con questioni che normalmente non sono associate all'agenda ecologica in senso stretto come la vivibilità e la bellezza degli spazi urbani o il sovraffollamento dei trasporti pubblici, anche questo fa parte di una lettura globale. Dicevo ecologia integrale come paradigma concettuale e qui potremmo riferirci proprio al tema della conoscenza, ma c'è anche un altro asse assolutamente complementare per esplorare il significato di questo termine e sul quale io vorrei velocemente fermarmi, e cioè eh, ecologia integrale come un cammino, una strada della spiritualità, un cammino spirituale. Sì, perché un'ecologia integrale, per un'ecologia integrale, il piano delle categorie di analisi non può prescindere da una vera e propria opzione esistenziale. Papa Francesco ne indica un modello ed è proprio San Francesco. E su questo possiamo essere tutti d'accordo. Ma non me ne vogliano i francescani se dico che noi monaci abbiamo un esempio certamente meno universale, meno gettonato dai media, in San Benedetto e in San Giovanni Gualberto. Il Papa afferma che l'ecologia integrale mette in gioco la responsabilità in particolare quella di prendersi cura di quanto e di chi è debole, mantenendo inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società, la pace interiore. E San Giovanni Gualberto, il nostro fondatore, che poi è diventato anche il patrono dei forestali, adesso carabinieri forestali, ma sempre avevano a che fare con le foreste, adesso non so se questo cambiamento riuscirà a portare avanti il discorso proprio sulle foreste, perché forestale se non sbaglio viene da foresta e questa tutela delle foreste per noi è assolutamente importante e decisiva e speriamo che con questa novità non si perda tutta, tutto il bagaglio uh, di esperienze. Di capacità che il corpo forestale aveva realizzato fino a questo cambiamento. Quindi, eh, San Giovanni Gualberto, prima di San Francesco, con uno sguardo contemplativo, ha guardato la natura, ma anche con una gestione responsabile della natura, dentro la quale era immerso insieme alla comunità che andava fondando. Quindi, c'è un, lo dicevo il professor Salvestrini una volta, con una battuta, la differenza tra i francescani e i benedettini è questa: che i francescani hanno fatto delle teorie, anche delle belle poesie. E i benedettini hanno lavorato perché tutto questo poi entrasse dentro nella struttura esistenziale quotidiana della vita. E basterebbe ad esempio leggere La Vita scritta da Andrea Di Strumi. Che è il primo biografo di San Francesco, di San Giovanni Gualberto, di fronte a questi enormi problemi sociali e ambientali, possiamo e dobbiamo fare analisi e progetti, sì, mettere in gioco competenze, sì, intelligenza, creatività. A partire dall'esame però delle buone pratiche nella creazione di legami sociali o nella protezione dell'ambiente o anche da quelle sconfitte dell'umanità che sono gli scandali e la corruzione. Ma bisogna andare oltre e Papa Francesco giustamente pone come condizione necessaria per l'efficacia degli interventi tenerezza, compassione, preoccupazione. In una parola, la cura in tutte le sue molteplici sfaccettature. Mette così in discussione non solo la pretesa che tutto si possa risolvere con interventi puramente tecnici, ma anche i limiti ideologici alla base di molte iniziative. È evidente l'incoerenza, scrive, di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il senso della lotta per l'ambiente. E allora sì, ci sono risposte personali, ma a queste deve affiancarsi la costruzione di una risposta collettiva. Questo richiede che nessuno dico nessuno assolutizzi il proprio punto di vista per quanto positivo o costruttivo essa possa essere, e solo così si può aprire tra tutte le persone tra tutte le organizzazioni e le istituzioni che condividono la cura della casa comune, uno spazio di vero dialogo, non il dialogo teorico che poi lascia tutto come prima, ma un vero dialogo che è la chiave dell'enciclica in cui anche in questa prospettiva emerge la fondamentale importanza. Questo dialogo intreccia prospettive diverse che la situazione del mondo ci porta a scoprire sempre più come complementari. Le ricchezze della fede e della tradizione spirituale, la serietà del lavoro di ricerca scientifica, ne abbiamo avuto questa sera un saggio, l'impegno concreto a vari livelli per uno sviluppo umano, equo e sostenibile, tutto insieme, tutto in maniera complementare. E allora, per concludere, mi domandavo, noi, il nostro contributo monastico, ora che non siamo più chiamati a fare i forestali, i botanici, come l'abbiamo fatto fino alla metà del secolo scorso. Qual è il nostro contributo? Quale potrebbe essere ancora oggi il nostro contributo? Mi limito a tre brevi punti. Prima di tutto, saper guardare in modo nuovo la realtà del cosmo. Il primo atteggiamento indicato dall'allaudato sì è l'invito a guardare con attenzione la realtà del mondo. Il modo di guardare la realtà tramite la scienza, la tecnica, la politica, l'economia, l'estetica o la religione non è neutro, ma racchiude intenzioni, interessi e scelte che possono configurarsi in diverse maniere. Sono l'inizio di una cura o di un disinteresse verso il mondo. L'interesse che guida il nostro modo di guardare è inoltre l'indice di una prospettiva culturale. Ora, quando oggi sta accadendo, ci parla della necessità di un cambiamento culturale. Esige un modo diverso di guardare la realtà. Senza negare lo sviluppo, senza negare lo sviluppo, si tratta di ripensarlo, valorizzandone gli aspetti positivi e sostenibili e modificandone quelle dinamiche che si sono rivelate negative. È necessario guardare questo mondo con occhi più sapienti. È necessario farlo sia per l'oggi sia soprattutto per il futuro. L'interrogativo sul mondo che lasceremo a chi verrà dopo di noi comprende i valori, la concezione della vita, ma comprende anche le strutture sociali e politiche e tra queste comprende anche l'ambiente. Da ciò scaturisce la necessità di affrontare queste tematiche nella vastità del loro insieme considerando globalmente non solo sotto prospettive parziali, questo mondo e questa vita. Secondo aspetto, andare oltre l'immediatezza, risalire dal cosmo a Dio. La fede ci aiuta a comprendere il complesso mistero del mondo, riconoscendo nella natura fisica l'espressione di un'azione, un'azione creatrice da parte di Dio. Legato a una dimensione divina, questo mondo non dipende dal caso, ma come frutto di una libertà appartiene ad un ordine diverso, l'ordine dell'amore. Lo mostra in modo stupendo Gesù quando richiama la cura che Dio ha per il creato e ci ricorda che il Padre celeste non dimentica nessuna delle sue creature. Se leggiamo i numeri che vanno dal 96 al 98 di Laudato Si. Si descrive in questi testi l'armonico rapporto di Gesù con il mondo, lontano da ogni forma di dualismo. Gesù sa cogliere nel cosmo la presenza di un disegno divino, vi legge l'intenzione paterna con cui Dio se ne cura ed è del tutto alieno da quella ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi, consumisti sfrenati. È questa una denuncia su cui Papa Francesco ritorna più volte presentando un ideale di sobrietà e di misura che in sintonia anche con altre tradizioni gli appare un cammino di vera spiritualità. Noi monaci siamo a testimoniare nel nostro piccolo che tutto questo è possibile, è reale, non è una finzione. Il terzo punto, e concludo, lo troviamo alla fine dell'enciclica dove Papa Francesco aggiunge un suggerimento essenziale, ma forse un suggerimento inatteso, e cioè il riposo. L'essere umano tende a ridurre il riposo contemplativo, dice, all'ambito all dell'osterite e dell'inutile, dimenticando che così si toglie all'opera che si compie la cosa più importante, e cioè si toglie il suo significato. Siamo chiamati ad includere nel nostro operare una dimensione ricettiva e gratuita che è diversa da una semplice inattività. Si tratta di un'altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza. In questo modo l'azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche da questa sfrenata voracità e dall'isolamento della coscienza che porta ad inseguire l'esclusivo beneficio personale, così dice nel numero 237. In una chiave radicalmente controculturale, contro il riposo significa impegnarsi a creare uno spazio dove possano emergere le domande di senso e dove possiamo affrontarle insieme. E in questo il monastero è davvero un luogo propositivo e ideale. Se pensiamo a dove sono stati costruiti questi ambienti, in che tipo di natura sono stati inseriti, dove c'è la possibilità di fermarsi, la possibilità del silenzio, e questa è una grande sfida oggi. Se voi pensate che nella nostra abbazia Valombrosa eh, c'è questa bellissima foresta non molto conosciuta, ma è una delle foreste più importanti, una foresta piantata dai monaci se voi passate per l'autostrada, dice un cartello, finalmente siamo riusciti a cambiarlo, grazie anche ad Autostrade per l'Italia. Eh, quel cartello non dice più Vallombrosa, ma dice Vallombrosa, la foresta dei monaci. Perché è la realtà, non è una foresta naturale, non siamo nell'Amazzonia, siamo in un luogo dove eh, c'è stata un'opera intelligente costruttiva da parte dei monaci e quindi questo luogo è un luogo che invia, invita al silenzio, alla riflessione, al fermarsi, ma ecco qui la grande sfida. La gente viene per fermarsi ma cerca qualsiasi cosa per non farlo poi, perché si stanca facilmente, ha bisogno di diversivi, quindi abbiamo una proposta che non viene colta in tutta la sua pregnanza, il tuo, tutto il suo significato profondo. E questo è un punto sul quale tante volte rifletto, anche con i giovani, con i ragazzi. Pensate a questa mania di fotografare tutto senza guardare niente, e questa volontà vorace di afferrare delle cose che poi probabilmente non si rivedranno più, ma... E' questo l'importante. Quindi quando tu stai a spiegare, ad esempio anche nella, nella, nella parte botanica, quando andiamo con i ragazzi all'interno degli arboreti, è interessante vedere come non ci seguono. Cioè sono interessati ad altre cose. E, e questa è la grande sfida educativa, la sfida del silenzio, la sfida del riposo, la sfida della contemplazione per poter e interiorizzare la bellezza e la grandezza di questo creato. Questa è la base dell'ecologia integrale ed è anche la meta a cui il raggiungimento della fede e la nostra presenza come monaci possono dare a tutti gli uomini e le donne che vengono raggiunti dalla bellezza di una biodiversità che noi abbiamo sempre realizzato fin dalla nascita della nostra congregazione, quando ancora la parola non esisteva, noi operavamo in questa direzione. E che continuiamo a difendere con tante iniziative culturali e pratiche attraverso la nostra fondazione, attraverso la nostra umile e povera presenza in questa grande e importante abbazia a Vallombrosa. Grazie per l'ascolto. sarà tempo alla fine magari Siamo faremo qui. qualche domanda a tutti i premiati. Ora per restare nel tema eh, chiamo il professor Francesco Salvestrini. Il professore che è specializzato nello studio della storia delle istituzioni ecclesiastiche e del monachesimo del Medioevo e che ha fatto degli studi particolari proprio anche sui monaci vallombrosani. E il professor Salvestrini ci parlerà del giardino monastico. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio Maria Elisa Cuccia e il premio per avermi dato questa occasione e mi riallacerò in parte proprio appunto anche a quanto abbiamo detto finora, in una prospettiva però quella che è più il mio lavoro, cioè quella dello storico. E volevo subito introdurre il, il tema, faccio solo una prova, ecco perfetto del il giardino dei monaci. Io parlerò soprattutto di, di un, alcune idee generali sul giardino monastico in età soprattutto medievale perché il giardino è il, momento, il luogo e il momento in cui il rapporto fra ambiente, natura e fede dei monaci trovava la sua espressione più, più evidente e eh, più concreta. In realtà, però, l'approccio dei monaci alla natura ha eh, una dimensione storica, cioè una cosa che si è evoluta nel tempo. Perché, eh, ed ha conosciuto momenti in realtà anche contraddittori, eh, momenti di approccio, momenti di rifiuto, eccetera, che eh, però poi sono sfociati in una dimensione molto collaborativa, diciamo, perché effettivamente i monaci sono stati coloro che in Occidente e non solo un po' anche in Oriente, ma insomma soprattutto in Europa, hanno contribuito a creare l'ambiente fisicamente. Si parlava prima, appunto, il Padre Abate parlava dell'azione concreta che i monaci hanno svolto sull'ambiente. In realtà quando il monachesimo cristiano nasce, perché il monachesimo non è solo cristiano, eh, quando il monachesimo cristiano nasce, diciamo, terzo, quarto secolo dopo Cristo, nasce soprattutto in Oriente, in Egitto, <coughs> del, del vicino Oriente, il rapporto con l'ambiente, un rapporto particolare, non esistevano giardini monastici in quell'epoca, del resto non esistevano neanche i monaci, esistevano gli anacoreti, gli eremiti, coloro che abbandonavano la città e quindi anche i giardini delle, delle domus, dei giardini dell'antichità dell ellenistica e si rifugiavano nel deserto. Un deserto fisico, si parla soprattutto di Egitto, di Siria, eccetera, quindi zone aride, ma anche un deserto che indicava la lontananza dalla civiltà. La civiltà classica è fatta di città, civiltà viene da civitas, da, da, da città, quindi rifugire la città significava andare verso l'ambiente, la natura, per rifugire la società civile, quindi il consorzio. Ma in realtà questo ambiente in cui si andava non era per niente favorevole, non era per niente un giardino, era un deserto, un luogo pieno di demoni, in cui demoni che stavano fuori e dentro l'Eremita, l'Anacoreta che andava in questi luoghi, non erano per niente un rifugio, d'altro canto non erano nemmeno un luogo in cui si andava perché si disprezzava il mondo, semplicemente si cercava un luogo per avvicinarsi a Dio, un luogo in cui ci fosse minor coinvolgimento, minor ehm, interazione degli uomini gli uni con gli altri. Quindi alle origini del monachesimo in realtà il giardino non esiste, saranno i monaci che lo inventeranno, che lo in... o lo reinventeranno recuperando da una dimensione completamente diversa la dimensione appunto dell'addomesticamento della natura che era tipica della, della tradizione classica. La... Nel momento però in cui gli eremiti, gli anacoreti andavano nel deserto, in realtà abbiamo detto loro rifugivano... Il consorzio civile e lo facevano nei luoghi in cui la natura manifestava la sua fasces, il suo aspetto più, più, più impervio, più, più, più violento, in qualche modo anche più selvaggio. Eppure loro stessi erano elementi di civilizzazione, cioè rifiutavano in qualche modo il consorzio civile, eppure inevitabilmente. È una delle quelle che io chiamo le sublimi contraddizioni della storia monastica che ne hanno determinato la sua originalità. In realtà poi con la loro stessa presenza loro rendevano il deserto un giardino. E in che senso? Nel senso che il deserto era pieno di mostri, mostri che ripeto potevano essere animali, animali anche pericolosi, serpenti, eh, ma che inevitabilmente avevano una valenza simbolica. Il, nel momento in cui il monaco va nel deserto, lui sconfigge questi mostri, pensate alla figura di Antonio, Antonio cosiddetto abate del, dell'Egitto, del, 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 lui è vissuto tra il 250 e più o meno l'inizio del IV secolo. Quando lui combatteva contro questi demoni, le famose tentazioni di Sant'Antonio, erano proiezioni mentali, ma erano anche presenze fisiche, erano anche mostri. Insomma, in ogni caso la natura più selvaggia veniva addomesticata dal, dall'Eremita. Quindi in realtà lui è già in quel momento lì, quando è da solo o in piccoli gruppi immersi nella natura selvaggia, già lui crea un giardino, un giardino metaforico inizialmente, ma comunque un giardino, perché lui addomestica la natura e quella stessa civiltà da cui proviene, cioè la città che lui ha abbandonato, lui la porta nel deserto, perché dove ci sarà comunque un monaco, ci sarà sempre una città, una Gerusalemme che lui va a creare. Quindi il, in questa prima contraddizione, cioè tra abbandono della città e vita nella natura selvaggia, nasce il primo rapporto per cui si determina un giardino nel, nell'ambiente selvaggio, un giardino operato inizialmente dalla sola presenza dell'Anacoreta. Poi, però, il discorso si fa ancora più complesso quando il monachesimo da Oriente, c'è ancora l'impero romano nel IV secolo, si sposta verso Occidente. Attraverso una ramificazione complicatissima, difficilissima, attraverso tutta una serie di personaggi, Cassiano, altri autori che vanno a indagare, a, a cercare di parlare con questi padri del deserto per portarne gli esempi, gli esempi di vita anche in Occidente. Primo passaggio interessante e ben noto. Che cos'è il desertum quando il monachesimo? Da oriente si porta anche verso occidente, il desertum rimane perché il monaco cerca la solitudine, cerca comunque gli spazi dove può eh, avere un rapporto più diretto con Dio. Ma non c'è il deserto arido in Occidente: il deserto è costituito, per esempio, dalle piccole isole, le piccole isole del qui, l'arcipelago toscano, l'arcipelago della la Provenza. È lì che noi troviamo, in epoca molto, molto remota, lo vediamo la delle delle Di Girolamo e d'altri, la presenza dei primi anacoreti occidentali. Poi dove, dove cercano loro il, il deserto? Il deserto lo trovano in mezzo alle foreste, in cima alle montagne, perché desertum vuol dire luogo privo di uomini, ma non luogo privo della natura. E quel rapporto, in parte conflittuale, perché il monaco combatte, smetterà di combattere contro i serpenti, inizierà a combattere contro gli orsi, non è quello il punto. È sempre la natura selvaggia con la quale lui si confronta e che lui addomestica, e di nuovo c'è l'elemento del. Della civilizzazione che il monaco impone all'ambiente selvaggio. Solo che in Occidente c'è un'altra questione. Il monachesimo viene um, permeato da un'esperienza particolare. Cioè la tradizione orientale si raccoglie, si vivifica e si rinnova, si, cioè nasce qualcos'altro dalla tradizione del monachesimo orientale, che è il monachesimo benedettino. L'esempio di San Benedetto. A questo punto le cose cambiano perché Benedetto in questa dimensione dell'addomesticamento della natura selvaggia introduce un altro elemento che non era tipico diciamo, della tradizione monastica, cioè il lavoro. Questo addomesticamento dell'ambiente, questa creazione del giardino non è solo metaforica ma può essere anche materiale, anzi deve essere materiale perché alla preghiera si deve accompagnare sempre comunque il lavoro. I monaci non sono preti, questo io lo dico sempre ai miei studenti, non facciamo confusione. Sono cose diverse. Il monaco mh, alcuni possono diventare dei sacerdoti, ma non era mh, implicito nell'essere monaci. Erano dei laici, quindi come tali obbedienti al loro vescovo e ehm, nel momento in cui creavano delle comunità, eh, creavano delle comunità in obbedienza all'abate in cui dovevano lavorare per vivere, perché tutti i laici devono lavorare per vivere, monaci compresi. Questa era l'idea di Benedetto. O di chi ha comunque scritto la regola? A questo punto la, ehm, la, diciamo, la dimensione della, della civilizzazione, del, del, del rapporto con la natura, civilizzare la natura, coltivare, antropizzare la natura, significa farla attraverso il lavoro delle proprie mani. Ed ecco che quindi il monachesimo benedettino che si diffonde in Occidente, soprattutto poi a partire dall'età carolingia, quando i discendenti di Carlo, eh, Ludovico il Pio e il suo grande eh, ministro Benedetto di Aniane, che aveva preso questo nome proprio in omaggio, Benedetto da Norcia, loro diffondono il monachesimo benedettino ovunque in Occidente, ecco lo fanno all'insegna del lavoro. Comincia a nascere l'idea per cui il monaco non solo si rifugia nel mezzo delle foreste, nel, nel desertum, ma lo modifica, lo cambia con l'opera del suo lavoro e si fa lui stesso eh, espressione. È una, è una dimensione, altra contraddizione sublime. Umilissima e allo stesso tempo anche estremamente eh, ehm, forte, grande, si fa continuatore dell'opera crea di, di creazione da, di Dio. Cioè lui continua ad agire nel creato, lo fa in nome di Dio, lo fa per modificare quell'ambiente che Dio gli ha dato. Quindi lui continua l'opera di, 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 di Dio attraverso la modifica dell'ambiente. Ecco che noi nell'ottavo secolo, nono secolo, troviamo che gran parte dei. Santi, figure significative che interagiscono con l'ambiente, sono quasi tutti monaci. Pensate all'irlandese Saint Fiacre, che poi è diventato una specie di patrono degli Ortolani, che ehm, praticamente era eh, cioè, coltivava eh, questo suo orto con una, una dimensione che diventa sempre da un lato fisica e simbolica, perché il lavoro del monaco è lavoro fisico, ma è anche lavoro simbolico. E questo poi si vede in tutta una serie di di dettagli. Allora, ehm, ecco, la, il giardino monastico che pian piano i monaci cominciano a realizzare diventa necessariamente una, una voler creare laddove la natura è più ostile, la selvaggia, il deserto, inteso sia come arido sia come foresta, lui crea un paradiso terrestre. Attraverso il lavoro manuale il monaco crea un giardino. Ehm, questo lui lo fa proprio perché unisce la teoria, quindi la conoscenza della proprietà delle piante, la conoscenza della botanica, la conoscenza dei trattati di agricoltura. Nelle biblioteche monastiche si copiava dall'epoca di Cassiodoro in poi tutta la letteratura antica e si copiavano anche i trattati di agronomia columella, eccetera, e si conoscevano i principi delle piante, però i monaci avevano un grande vantaggio rispetto a, a, a tutti i laici, e a tutte le altre persone della società del, di, età, del, di età Carolingia e dell'epoca successiva. Loro potevano unire la teoria e la pratica, cioè conoscevano la proprietà delle piante e le coltivavano, sapevano che potevano essere curative e, e, e le coltivavano apposta perché fossero curative e in questo si nutrivano della cultura antica e della prassi della, de, de, della loro coltivazione. Ecco perché noi abbiamo descrizioni bellissime di abbazie, e anche rappresentazioni dei monaci che spesso sono um, intenti a coltivare, spesso la vite, perché la vite è la pianta forse più simbolica, quella che produce appunto il vino che è sempre, sarà sempre comunque metafora del sangue di Cristo, ma comunque tutte le piante, tutto il creato, loro agiscono per modificarlo e farlo, e farlo vivere. E lo fanno vivere, questi sono i monaci ma comunque rimane lo stesso principio, si creano dei piccoli giardini anche nei luoghi più impervi, anche in cima alle meteore come vedete in Grecia, anche nei luoghi più impervi si crea un piccolo giardino perché laddove la natura è più selvaggia come è nelle meteore in Grecia, lì più, da, più che forse qualche che altrove si deve creare un piccolo giardino, vedete intorno al monastero, laddove si trae da mangiare, ma un, una, un mangiare che è fisico e... Ehm, simbolico perché il monaco comunque non, tutto ciò che fa anche quando mangia anche quando dorme non solo quando prega vive in rapporto diretto con Dio e eh, tutto ciò che fa ha una valenza fisica e mh, simbolica lo fa sempre per un doppio, per un doppio, con un doppio significato quindi diciamo l'ambiente è da un lato custode della, della, della vita dei monaci e i monaci sono coloro che lo modificano, che lo fanno, che lo fanno vivere, che proseguono l'atto di creazione divina. Uno degli esempi più concreti di questa, queste sono immagini di monaci e di conversi al, al, dei monastici al lavoro, una delle, ecco, delle espressioni più evidenti dell'attività svolta dai monaci anche nel... Coltivare le piante nel modificare l'ambiente a loro favore è la cosiddetta veduta di San Gallo. Questa è una specie di pianta di un monastero ideale, un mona monastero, ehm, un ideal typus direbbero tedeschi, cioè di monastero che ehm, probabilmente veniva era stata redatta a Reichenau per l'abate di San Gallo. Siamo negli anni 820-830. Sono dei fogli cuciti insieme in cui c'è proprio una pianta ideale di un monastero. La cosa interessante di, questo, di questi disegni è che gran parte del, degli spazi, per esempio, non so se c'è un puntatore in questa. Eh, gran parte degli spazi, come vedete in basso o in alto, sono occupati in realtà non tanto dagli edifici del monastero, ma dal suo ortus, dal suo spazio coltivato. E ehm, la cosa interessante è che eh, questo documento riunisce contemporaneamente la tradizione monastica, quindi le conoscenze delle piante, eh, con le disposizioni del potere politico, perché dietro a questo disegno il cosiddetto ci sono due capitolari, cioè due leggi carolinge, che lui in qualche modo trasferisce dallo scritto alla grafica, a una progettazione su, su una piantina. E sono il capitolare De Villis, cioè le leggi che Carlo aveva imposto come dovevano essere governate le curtes, cioè le, le, le fattorie, gli ambienti produttivi, e il capitolare monasticum. Quindi c'è tradizione religiosa, conoscenza dei testi sacri, ovviamente la sacra pagina, la sacra scrittura, ma anche le leggi dello Stato, perché i monasteri rappresentavano tutto questo. In questa pianta eh, di mona del monastero, dicevo appunto, un, un, un ampio spazio è dato alle piante, perché ehm, l'erbolarius, diciamo, quindi la zona che in cui si coltivavano le, 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 le piante, insomma, aveva un, uno spazio eh, privilegiato, anzi nella pianta distingue un ortus, un pomarius e un erbolarius, che vedremo hanno delle connotazioni diverse. Perché? Perché l'ortus era destinato alla coltivazione dei vegetali eh, eduli, quelli da mangiare, quindi l'orto come lo intendiamo noi, le cose da mangiare, e aveva una mh, praticamente posta al margine eh, della, mh, della, della planimetria sulla, sulla destra. Mentre, eh, dicevo, era diverso dal pomarius, perché il pomarius invece era um, il luogo in cui, che fra l'altro si, si um, univa al cimitero, era il luogo in cui si, si, si creavano i pomi, quindi c'erano le piante, le piante um, gli alberi, gli alberi da frutto, che dovevano essere vicini al cimitero, perché simboleggiavano la resurrezione, cioè la morte da, simbolicamente, ma anche fisicamente la morte dava la vita. Quindi il pomarius doveva per forza essere parte del cimitero, ecco perché poi sulla base della tradizione monastica ci sono sempre gli, gli alberi a custodia, a guida a lungo le strade, intorno eh, ai cimiteri, perché la pianta, l'albero al, intorno al cimitero indica il senso della speranza, dà la speranza, dà il simbolo della resurrezione. Poi abbiamo l'erbolarius, dove venivano messe piante... Eh, diciamo non tanto da mangiare ma quanto utili dal punto di vista farmacologico. E, ehm, per esempio eh, alcune piante oggi ci sembrerebbe strano ma stavano tra i farmaci, l'aglio, lo scalogno, il prezzemolo, il cerfoglio, la, la, il, il finocchio, altre piante, queste venivano coltivate perché poi utilizzate per creare ehm, farmaci, cioè pozioni utili per la, per la salute. E quindi è curioso che in una, in una pianta, diciamo, ecco, di, un nel, in un di un monastero, lo spazio del giardino fosse tutto sommato preponderante, fosse uno degli aspetti più significativi in cui naturalmente non c'è solo questo, c'è la descrizione della chiesa, c'è la descrizione degli altri spazi, ma ora eh, è mm, derivata dalla piantina di San Gallo. Ecco, tutti gli spazi in grigio sono quelli diciamo, più costruiti, vedete la chiesa al centro, eccetera. Tutto il resto sono quelli più trasparenti, sono spazi verdi, verdi o comunque coltivati, anzi tutti coltivati, perché anche laddove c'era della semplice erba, quest'erba era comunque coltivata. Um, quindi il cimitero pomario e l'erbolarius, cioè appunto il giardino dei semplici, le essenze medicinali, e l'abbiamo detto. Ecco, la cosa interessante è che insieme alle essenze medicinali ci fossero anche i fiori, un po' perché venivano utilizzati allo stesso scopo, un po' perché comunque... I, ciò che dava la cura del corpo dava la cura dell'anima. Infatti il lilium candidum, la, la, la rosa e altri fiori venivano messi nella pianta accanto nel, nel, nell'erbolarius, cioè laddove si coltivavano le piante medicinali, perché nella, nella prospettiva monastica e più in generale religiosa, cura del corpo e cura dell'anima non sono assolutamente distinguibili. Ecco anche perché l'eresia era una malattia. Ecco perché si, quando si guariva dal corpo si guariva anche nell'anima, cioè erano due elementi che non potevano essere disgiunti, non sarebbe, ecco questo collegandosi un po' a quello che abbiamo detto anche fin oggi pomeriggio, non c'era l'idea che si potesse curare il corpo a prescindere dalla cura dell'anima, anzi posso dire di più, non aveva alcun senso curare il corpo se questo non comportava anche una cura dell'anima, perché una sal immediata salvezza del corpo sarebbe stata nulla di fronte alla, 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 alla perdizione eterna. Uh, la cosa interessante di tu, della pianta di Sangallo, come di altre strutture che ci fanno vedere il funzionamento dei, dei monasteri e quindi le, i giardini anche monastici, è che spesso non sono così realistici come ce li immagineremmo. Cioè è curioso per esempio che in uh, una pianta come quella di Sangallo, che quindi fa riferimento alla Svizzera, anzi forse è stata scritta a Reichnau, quindi quasi in Germania, prevedesse che si coltivassero palme e anche tutta una serie di altri fiori eh, che non possono crescere a quel clima o perlomeno non così facilmente. Però l'idea è sempre un po' quella, cioè non, la descrizione di, di ciò che si deve fare in pratica e di ciò che in realtà è un simbolo della, della natura, non, non è così distinguibile, insomma. È così, sono elementi della, del tutto presenti. Così come, per esempio, la coltivazione della vite, i monaci cercavano di introdurla un po' dappertutto, perché in fondo la vite era. qui ora vedo degli esempi di erbolari, ma volevo farvi vedere il rapporto strettissimo e quasi ironico che c'è tra i monaci e il vino. Perché in fondo eh, il vino è, è, è alla, la violenza eucaristica per eccellenza. Il vino è necessario per la celebrazione della messa. Il vino deve esserci. I monaci in Inghilterra e in Irlanda cercavano con una certa fatica di introdurre la coltivazione della vite, perché comunque era la coltivazione per eccellenza, il campo del Signore per eccellenza era una vigna e bisognava, la matrice mediterranea del cristianesimo è in fondo sempre rimasta anche quando i cristiani sono giunti in Islanda, perché bisognava avere, avere l'olio e il vino e quindi mh, con tutto ciò che di pratica, anche di farmacologico, queste due sostanze avevano, ma soprattutto della loro dimensione sacrale. Si è parlato prima anche dei eh, monaci e del, eh, del loro rilievo nello studio delle piante, nello studio della natura. C'è un personaggio famosissimo che, eh, che in realtà non è un monaco ma è una monaca di cui viene fatto, come di altre figure eh, del passato, un uso e diciamolo pure anche un abuso notevole, che è la famosissima badessa Hildegarda di Bingen, vissuta appunto in Germania tra il 1098 e il 1179, espressione piena dell'attività monastica del XII secolo. Lei ha scritto una fisica, un'opera che si chiama fisica, un cause e cure, cioè lei studiava la natura, studiava la proprietà delle piante ma anche quella de, poi un'altra cosa va detta eh, piante, minerali corpo umano, cioè tutto era oggetto di studio, della, non ci poteva essere una distinzione fra tutti questi elementi però la cosa interessante, io non voglio dilungarmi sul De Garda di Bingen però mh, la cosa interessante della, del suo studio della natura come della fisiologia in generale lei studiava le piante, i minerali le, le acque, le proprietà delle acque in una dimensione antropocentrica questa a volte viene un pochino dimenticato, ecco perché Dico abuso di De Garda. Il De non è una che annuncia l'ecologia, l'abbiamo già un po' detto: Labate l'ha detto, queste cose. I monaci non, non, non avevano una dimensione verde, non è quello il punto. Eh, lei partiva dal presupposto che il creato era stato voluto da Dio ad uso dell'uomo e l'uomo aveva il diritto di modificarlo e di agire su di esso nel rispetto, ovviamente dell'ambiente stesso, ma comunque lo doveva usare perché eh, il creato era fatto per l'uomo. E, e, e sottomesso all'uomo. E quindi lei distingue le piante e gli animali, come faranno molti anche erbari, erbolari, eh, lapidari, bestiari, dopo di lei, non in base a delle caratteristiche fisiologiche astratte, qui non c'è l'inneo non c'è la famiglia, genere, specie, non, non ne interessano. Lei li divide in base a cosa, se servono o non servono all'uomo. Ecco perché a volte noi ragioniamo, è la matrice monastica che ci dice, questo c'è in natura, ma a che serve? Perché esiste quell'animale? Serve a qualcosa? Questa ha una storia, questo, questo modo di pensare. Cioè la, 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 quel vegetale lei lo descrive non per delle proprietà astratte, come si farà un po' anche in epoca successiva sulla lezione della scolastica, eh, tutti mondi estranei alla tradizione monastica, in parte perlomeno ma lo fa in base alle sue proprietà, quell'acqua si descrive perché fa bene, quella, quella, la salvia, la, la, lei la, dice che va coltivata perché è utile all'uomo, sia per, come nutrimento, oppure come base di, di un prodotto farmacologico, cioè la, perché cura le malattie, perché. fra l'altro il De Garda esprime una situazione particolare, siamo al, agli, agli esordi, diciamo, anche della, dello sviluppo del, degli studi, un po' fra virgolette anche più scientifici nell nelle, nelle antiche studia, nelle università anche a Parigi, in cui si partiva da questo presupposto, Dio ha creato un ordine nella realtà, la natura segue delle leggi, quindi si sta abbandonando l'idea che Dio interviene come vuole, quando vuole a sconvolgere l'ambiente, Dio ha voluto delle leggi per cui la natura funziona anche da sola, risponde a delle leggi volute da Dio all'inizio, ma non per questo, lui in teoria le può sconvolgere, ma non vuole farlo, non è, que non, non è quello il punto. Ci sono delle regole, eh, e gli uomini le possono studiare, e i monaci sono quelli, per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, che più di altri possono conoscere le, le leggi della natura, applicarle e quindi in questo modo sfruttare anche le proprietà delle piante, o degli animali, o dei minerali, quindi un uso, se si vuole, anche un po' utilitaristico dell'ambiente, ma eh, che mh, lo vede sempre comunque come creazione divina. E quindi gli uomini basta che imparino le leggi della, della natura dai libri e dall'osservazione, dall'uso delle, delle, delle sostanze, per, ehm, con, per usare la natura e vivere la natura. Ehm... Um, in ogni caso no, non è un caso che siano proprio dei monaci che in epoca successiva a Il de porteranno avanti lo studio proprio della, della botanica, perché lo, il riconoscere le leggi naturali sarà quello che porterà ai, ai monaci la capacità di produrre orti, eh, questi sono esempi anche di ricostruzioni moderne fatte in Francia di spazi ehm, eh, di erbolari del, di, di monasteri con la logica appunto dell'utilizzazione eh, dell delle, delle piante stesse c'è un particolare e vengo alla seconda e ultima parte di questa mia chiacchierata, c'è un particolare ambito di giardino monastico che è il chiostro che però non va confuso con gli altri ambienti verdi diciamo o coltivati del monastero Svolge una funzione diversa, il chiostro è eh, di, diciamo un qualcosa che ha da, per certi aspetti originale del monachesimo, perché comunque il luogo in cui i monaci si incontrano sta al centro de, ma allo stesso tempo è anche un qualcosa che il monachesimo, il monachesimo trae banalmente dal monachesimo e non solo, perché anche le canoniche vivevano spesso avevano i chiostri. Eh li trae banalmente dalla struttura della domus romana, chiusa verso l'esterno, aperta verso l'interno, con un giardino appunto quadrato al suo centro e ehm, eh, con un porticato che, che permette di eh, camminare, meditare, eccetera. Il chiostro eh, è, eh, come tutti sanno, quadrato, può essere anche rettangolare, può avere varie forme, ora vediamo anche delle eccezioni, però in ogni caso di base è quadrato. Una, tutta una serie di autori di cui non sto ora a dilungarmi hanno dato un significato a questo quadrato. Cioè la natura nel momento in cui viene addomesticata viene inserita in questa figura geometrica e eh, sta dentro questo quadrato. E mh, al centro del quadrato che cosa ci deve essere? Ci deve essere un elemento, c'è sempre un elemento al centro del chiostro. Inizialmente c'era in genere un albero. E di preferenza, specialmente nel Mediterraneo, si metteva il ginepro. Perché il ginepro? Perché le fronde del ginepro rosse richiamavano il sangue di Cristo. Quindi, in qualche modo, eh, siccome il chiostro aveva una forma in cui dei vialetti portavano verso il centro, il centro è Cristo. Quindi c'è un albero che lo simboleggia. Molto spesso, però, al posto di un albero ci si metteva un pozzo, quello che serviva ad irrigare il chiostro stesso e i giardini stessi c'era appunto la fonte dell'acqua non è molto diverso, l'acqua è comunque l'elemento del, del battesimo è uno dei sacramentali per eccellenza quindi ehm, del resto il ginepro poteva essere usato anche per aspergere l'acqua benedetta, proprio come attraverso le fronde quindi sono un passaggio semantico co collegato sì, un attimo solo anch'io ho un pochino di tempo, grazie quindi quattro come eh, elemento che indica, la, ehm, eh, simboleggia in qualche modo, questo ehm, intervento sulla natura. Considerate che il 4 è un numero, è un numero che nella tradizione eh, monastica è, in, per certi aspetti, subito sotto il numero 3, ecco, come valenze simboliche, 4 sono le stagioni, 4 sono gli elementi, eccetera. Però la cosa interessante del chiostro è che gli autori nel tempo, in particolare poi ci saranno i cistercensi e altri, gli dettero tutta una serie di significati. Vi faccio per esempio solo un esempio: Il De Claustro Anime di Ugo di Feuillois. Siamo esempio nel XII secolo, monaco di Corbie, che ehm, spiegava come. I quattro lati del chiostro avessero ciascuno un significato. Per esempio, il, per riassumere, il, il lato del chiostro vicino alla chiesa indicava l'amore di Dio, il lato opposto dove c'era la um, che confinava con la foresteria, indicava l'amore verso il prossimo. Il fatto che il chiostro avesse spesso questa forma aperta, era perché non ci doveva essere, diciamo, un confine tra lo spazio verde e lo spazio costruito, il monaco, perché voleva dire la generosità comunque dei monaci nei confronti dell'ambiente. E poi, ultimo elemento significativo qui, torri sovicile, ma c'è per esempio Monreale a Palermo, il chiostro è lui stesso spesso costruito come una rappresentazione vegetale, cioè queste colonne simboleggiano, pensate appunto a, a Moissac, o a Monreale sono dei piccoli arberelli, cioè fanno, le, le, le colonne fanno da confine tra lo spazio verde, dallo spazio coltivato e lo spazio costruito, con cui non c'è soluzione di continuità, perché tutti hanno una, comunque una valenza simbolica. Gli autori poi scendono anche molto più nei dettagli, cosa che ora non farò, però in ogni caso che ogni spazio coltivato o costruito del, del monastero avesse un valore simbolico, questo è... Una, una cosa che non va mai dimenticata, cioè non c'è niente di casuale né negli edifici né negli spazi coltivati dei monasteri, tutto è costruito in modo da ehm, riflettere in la, la, ehm, la grazia di Dio. Ci sono i casi in cui attraverso, questo è il motoliveto maggiore, la natura la si rappresenta anche, qui ci sono tutte le scene della vita di San Benedetto, sono tutte contornate dagli ambienti naturali in cui Benedetto ha vissuto, questo è il Sodoma appunto. A, e anche laddove la natura è preponderante, come a Cava dei Tirreni, ed entra dentro il chiostro, con la roccia che va praticamente a sovrastare il chiostro. In ogni caso, il chiostro si deve mettere come elemento ordinatore della, eh, della, della natura. La natura qui è rappresentata dalla roccia, ma il chiostro è ordinato, c'è cioè il suo pozzo, c'è cioè l'acqua, c'è cioè il, portica, il, il porticato, cioè è sempre comunque simbolo dell'ordine dato dagli uomini. Ultima cosa, il monachesimo ha conosciuto tante riforme al suo interno eh, in Occidente, c'è la regola di San Benedetto di base, sì è vero, ma eh, ci sono queste eh, regole riformate, qui sono altri esempi di giardini, cioè eh, la regola di San Benedetto viene in qualche modo riformata, riformare non voleva dire cambiare, non voleva dire sconvolgere, voleva dire ritornare alla primitiva forma, quindi eh, tornare, ricostruire, per, verso la, ritornare alle origini. Quindi nel momento in cui soprattutto dall'undicesimo secolo i monaci ritenevano, che alcuni monaci ritenero che la Chiesa stessa fosse decaduta per le sue commissioni con, la chiesa, con il mondo secolare, con il potere politico eccetera, i monaci vollero reformare la loro regola, la regola di San Benedetto e quindi introdussero nuove obbedienze, quella dei vallombrosani è un Componente riformata della tradizione benedettina come i Camaldolesi, come più tardi i Silvestrini, per, per ricordare quelli che sono stati citati oggi, ma ce ne sono tantissimi. F I più famosi fra questi monaci riformati sono i monaci cistercensi, che a volte ci si dimentica che sono comunque dei benedettini. I cistercensi cosa hanno di diverso dalla tradizione precedente? Fanno del giardino e del rapporto con la natura un elemento completamente nuovo. Si i monasteri cistercensi hanno dei chiostri, anche molto belli, ma tutte quelle valenze simboliche che venivano date dall'età carolingia e successiva si perdono un po'. La natura che a loro interessa non è solo quella che sta dentro il chiostro, ma anche quella che sta fuori. Si vuole recuperare la tradizione monastica, quella più antica e autentica? Bene, allora non è solo la natura chiusa, non è solo l'ortus conclusus che, se, che interessa, ma tutta la natura. E infatti i cistercensi promuovono coltivazioni. Dissodamento di boschi, coltivazione di spazi molto vasti. Ecco, è in questa dialettica fra un monachesimo più tradizionale, che crea giardini chiusi, e un monachesimo riformato, come quello cistercense, che apre allo spazio naturale. Che ora possiamo capire che significato ha, per esempio, l'esperienza dei Vallombrosani o anche quella dei Camaldolesi. cioè la, la, il bosco non, la, 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 fa parte del giardino, il giardino sta dentro e fuori il monastero, il chiostro non ha più quella valenza esclusiva che aveva nei monasteri precedenti, ma è solo una piccola parte della natura che su cui i monaci intervengono. Infatti, ricordo solo riguardo a queste obbedienze riformate, che per esempio i camaldolesi... Uh, nel libere remitice regole, che è praticamente una serie di consuetudini relative alla, alla vita eremitica, alla componente eremitica del monachesimo Camaldolese, si fa una bellissima metafora ripresa da Isaia attraverso la mediazione di Gregorio Magno, in cui si parla delle, delle, dei sette alberi piantati da Dio nel, uh, nel deserto, che sono metafore di virtù. Per cui, esempio, molto è: il cedro indica la castità la caccia la saldezza, il mirto la moderatezza, perché ha proprietà anche sedative, l'olivo indica la pace del monaco, la, la caccia la saldezza, il mirto la moderatezza appunto, eh, l'olmo l'umiltà, il bosso anche indica l'umiltà perché è pianta tenace, resistente ma piccola. Ecco, i monaci camaldolesi, gli eremiti in particolare camaldolesi, si rappresentano, si auto-rappresentano come piante, la matrice è scritturistica, ma è una, è una rilettura proprio in linea con la tradizione monastica, cioè si riprendono le, le scritture, ma le si vive. Cioè il monaco non è che si rappresenta come un albero perché appunto è solo una metafora biblica e perché fa, è decorativo, no, perché lui quell'albero lo vede tutti i giorni, ne conosce le proprietà e si ritorna all'utilitarismo anche di Hildegarda, sa che l'ambiente è creato al suo servizio e lui... Però si identifica con questo ambiente, quindi l'attenzione la, verso il creato da parte dei monaci non ha nulla di ehm, solamente spirituale. O meglio, la spiritualità si nutre della natura e la natura si nutre della spiritualità, non c'è nulla che può eh, separarle. Ed è in questo senso che infatti saranno i monaci e poi i frati, cioè gli ordini mendicanti, di cui a volte si accentua troppo la distinzione, la, separa la separazione fra l'esperienza di francescani è, e quella dei benedettini. In realtà sono in linea di continuità da questo punto di vista, perché in fondo, che cos'era che si era venuto a creare negli eccessi della spiritualità medievale? Si era arrivati alla dimensione eretica, al rifiuto, al dualismo, a dire se quello che l'uomo a cui deve aspirare è la salvezza dell'anima, se tutto ciò che lo frena è il corpo, si arriva all'eresia catara che diceva appunto che procreare è errato, che ogni volta che si concepisce un bambino la sua anima è infilata dentro una gabbia. Naturalmente furono considerati eretici, ma non bastava reprimerli come fece Innocenzo III all'inizio, bisognava agire su questi eretici. Quindi la tradizione del rispetto della natura, del vivere nella natura, traghetta in qualche modo dal mondo monastico a quello francescano è sulla base degli orti dei monaci che noi possiamo capire quella dimensione di vicinanza alla natura che ha espresso, l'abbiamo evocato prima, anche Francesco d'Assisi. Quindi non c'è in realtà da questo punto di vista una soluzione di continuità. I religiosi hanno nella natura una loro dimensione e quelli che loro vogliono coltivare è sempre la vigna del Signore, sia attraverso la riflessione e la meditazione sulla parola di Dio, sia attraverso il lavoro che loro fanno in questa vigna. Grazie. Scuso, ma um, ho dovuto finire il discorso. Abbiamo un po' Le do un piccolo pensiero grazie, grazie, eh, per le sue numerose carte. <ride> grazie, sì. È Bello, molto <ride> interessante, grazie. Davvero. Ora eh, chiamo Maria Grazia Collini, artista, autrice. Di questa scultura che vedete qui sul palco, che eh, farà un suo intervento con il titolo di dialoghi. Grazie. E questo è il premio. Per Maria Grazia Collini. Lo mettiamo qui. bellissima questa opera eh, eh, è stata è veramente giusta per questa situazione eh, Anziché valorizzato e colto il senso <ride> Beh, prima di presentare alcuni lavori vorrei eh, vivamente ringraziare la signora Marisa Cuccia e il professor Bruno Dudine che mi hanno offerto l'opportunità di partecipare a questo prestigioso premio che mi onora moltissimo veramente Spero di meritarlo. Metto qui questo. Eh, così? E dunque, eh, sì, il mio percorso artistico in scultura inizia con un materiale che è il, è il primo, scusate un po' di emozione, non sono proprio abituata, preferisco scolpire che presentare il mio lavoro. Eh, comunque inizia con un materiale che è il primo che ha accompagnato l'uomo fin dalle origini, ossia la terra, argilla o creta come la vogliamo chiamare e parto dal figurativo, dal corpo, dal mio spazio. Mi vicino Scusa, più vicino? Ok. Dal mio spazio privato. Dal corpo cosa ho fatto? Parto. Ok. Eh, dal mio spazio privato, dal corpo vissuto, percepito, immaginato. Eh, luogo in cui gioia, sofferenza, ansia e speranza si esprimono in modo tangibile. È stato, posso dire, all'inizio per me terapeutico plasmare e modellare la gila, lasciando imprezzo, impresso su questo materiale morbido emozioni, sensazioni, quasi un'esigenza di catarsi interiore, potrei dire. Ho eh, dimenticato gli occhiali. Matteo, per favore. Eh, Presentando un catalogo che raccoglieva opere dei miei primi anni, eh, il professor Rizzi scriveva che è proprio la stessa modellazione plastica che eh, diventa. La correzione giusta questa è la direzione? La direzione è questa la direzione è questa. non ho provato prima, dovevo provare prima. Ok, okay. okay grazie. Scriveva Paolo Rizzi, presentando alcune mia opera dei primi anni, la stessa moderazione plastica diventa fattore simbolico-espressivo dove il contenuto psicologico ad da emergere. E infatti il mio obiettivo era l'esistenza umana, lo è ancora su un piano diverso. Es cioè esplorare la vita al di là delle apparenze visibili, e dei dove appunto successi e sconfitte non sono mai definitivi, no? indagare affetti, fragilità, tormenti, sì, eh, desideri, stupori, come nei volti dei bambini che vedremo più avanti. Molte maternità di quel periodo, anche perché era appena nato mio figlio, ora ha 30 anni, mia compagna qui è vicino, è fra noi. Dunque, pur riferendomi. Al mio personale, cercavo di esprimere in qualche modo, eh, cercavo di raccontare in qualche modo gli universali della condizione umana. Parallelamente, sperimentavo anche altri materiali. Questo assalto a papà, ad esempio, è sempre riferito al mio. Abbracci, ovviamente. Sogni verde-azzurri appunto lo stupore sui volti dei bambini, questo è Matteo a tre anni, mio figlio, Manuel suo amico, Irma, ah sì ho portato ho inserito qualche busto in bronzo anche perché ho sperimentato altri materiali, trovo che fosse bellissimo questo cappello a falda larga che indossavano i sacerdoti fino agli anni 50, L'ingegner Morali de Rossi. E dunque, parallelamente alla creta, all'argilla, eh, sperimentavo altri materiali come il gesso, appunto, legno, bronzo, reti metalliche. Eh, le reti metalliche, che vediamo quest'opera in reti metalliche, è nata dall'idea che ho avuto, ho scoperto praticamente, realizzando proprio questa maternità, perché dovendo fare questo gesso. La struttura interna l'avevo realizzata proprio con le reti metalliche. Mi aveva subito affascinata questa trasparenza, queste velature del materiale, che poi per un po' ho lasciato negli anni e ho ripreso solo in questi ultimi anni. Vedremo un po' alla fine. Ecco il bronzi, Matteo, sei anni. Diciamo che nel tempo, comunque, le figure negli anni, via via da attormentate, molto digitate, si sono fatte via via più levigate ed evocative, le emozioni sublimate, diciamo così. Questo è un omaggio a Tina Modotti, la famosa fotografa di origine friulane. C'è un po' d'acqua? No. Eh, sì, i volti diventavano anche più classici o mitologici, come ad esempio questa serie di teste. Eh? che io avevo scolpito eh, su barbacani recuperati da un'antica casa demolita e ed avevo chiamati i guardiani del tempo. Ecco L'incontro con la pietra, ad ogni modo, aveva creato un, innescato un graduale, grazie, un graduale trasformazione. Nel mio fare scultura, già da tempo mi aveva molto incuriosito anche questo materiale perché mi piace sperimentare materiali diversi. Avevo iniziato appunto con piccoli lavori e contemporaneamente, nello stesso periodo, avevo iniziato a partecipare ai simposi di scultura in giro per il mondo, diciamo così. Come nel 1995, credo, sì. Il mio primo simposio di scultura. A Fordongianus, dove sono stata invitata, a Fordongianus in Sardegna a scolpire la pietra trachite rossa e l'incontro con questa atmosfera che si crea nei simposi, luoghi deputati al confronto, all'incontro, allo scambio, eh, l'incontro con scultori stranieri, amici, eh, l'atmosfera che si arrecata mi subito affascinata. E appunto in quell'occasione mio marito che mi accompagnava mio marito è un bravo organizzatore, eh, ha, proprio, ha, ha avuto l'idea di portare eh, questo evento anche in Friuli, dove abbiamo tante pietre da scolpire. Eh, e questa appunto è un'opera del 98, dove abbiamo realizzato il primo simposio di sculture su pietre del Friuli, e si chiama Sguardo alla Luna. Eh, è pietra piasentina, e questa pietra ha una caratteristica che è costituita da um, grossi blocchi eh, incastrati l'un l'altro e spesso hanno delle forme molto belle e lo sguardo alla luna infatti come in questo caso quando è possibile mi piace lasciare alcune parti naturali nella materia dove si vede appunto il lavoro della mano dell'uomo e la mano del tempo che ha lavorato la materia diciamo così eh, quindi Dicevo, il simposio, apro una breve parentesi, eh, da ben 22 anni con mio marito e l'associazione culturale da lui presieduta organizziamo questo simposio di scultura dove invitiamo da ogni parte del mondo una decina di artisti a scolpire ogni anno le pietre appunto del Friurni al parco di Verniacco in Comune di Reana dove io vivo, pochi chilometri da Udine. E il simposio però non è solo scolpire, lavorare questa materia, ma e si crea una situazione molto familiare, amichevole, perché si convive a stretto contatto artisti, organizzatori, uh, visitatori. E veramente si, si crea un'atmosfera particolarmente collaborativa, di amicizia, dove si discute, appunto, c'è collaborazione, si, eh, si mangia, si beve ovviamente, il simposio. Si beve anche la sera buon vino, anche in Friuli abbiamo buoni vini. Anche in Friuli abbiamo buoni vini, sì. E, per chiudere la parentesi, dico solo che si, si, abbiamo invitato ormai negli anni più di 200 artisti, sono stati ospiti da noi, hanno lasciato altrettante opere che, che sono state poi donate agli enti pubblici eh, richiedenti e agli sponsor. E ora arredano scuole, piazze, vie del Friuli. E, dunque il passaggio. Siamo a sguardo alla luna, vediamo. Il um, percorso che avevo intrapreso, ho eh, iniziato a intraprendere, aveva cambiato, avevo um, chiaramente il mio, il mio cambiamento non solo nel, nel materiale ma anche nel fare scultura. E alcune, alcune opere dei, di quegli anni, non a caso le chiamate metamorfosi, come questa, o, o, su Marmo Rosso di Verzenis. Qui però nascono nei simposi in giro per il mondo anche le opere, ho oh, anche questa, forse è così, questa ha in Corea del Sud su granito grigio, chiamata appunto Metamorfosi, che era un po' anche la mia metamorfosi ovviamente. E nei simposi nascono le opere sul tema della polarità e del dialogo, proprio perché ho la sua possibilità di superarla, la polarità il contenuto di queste mie rappresentazioni adesso diventa eh, più filosofico che psicologico anche perché da tempo ero impegnata in letture, in mia personale ricerca su un tema per me centrale della nostra esistenza che è il tema della legge della polarità ossia la nostra coscienza è polare, secondo me credo sia una realtà e, e tende a dividere tutto in coppie di opposti eh, conscio e inconscio, notte e giorno, bene e male Mas, principio maschile e femminile, sole e luna per gli ermetici, emisfero destro sinistro, abbiamo, possiamo continuare veglia, sonno, yin e yang per il taoismo: tutti poli che apparentemente sono opposti, ma si definiscono l'un l'altro, formare in insieme l'unità. L'esperienza di base che ognuno di noi sperimenta fin dalla nascita è il respiro di questa legge della polarità, ispirazione e ispirazione si alternano. Eh, creando un ritmo che è il modello base poi di tutto ciò che vive. E se distruggiamo, andiamo avanti un po' perché sono rimasta ferma, io ho provato a, a rappresentare in questo modo, in queste sculture, il tema del respiro, cioè un elemento che si espande, uno che si contrae. E non so, non voglio convincere nessuno, ma io riesco a intravedere questo ritmo del respiro in questo tipo di sculture, in questa è Shenzhen, eh, in Cina nel 2007, un bel marmo bianco. E qui è chiamata Wind is Changing, ma il mio titolo originario era Up and Down, ossia, eh, ma essendo che in quegli anni in Cina era stava cambiando veramente a una velocità pazzesca, eh, ho pensato con altri amici artisti di cambiare Il vento sta cambiando, di cambiare il titolo con questa modalità anche perché proprio in quegli anni la Cina stava veramente cambiando velocissimamente. Si è, si è visto, eh, queste appunto l'esperienza eh, di base che dicevo: appunto, è il respiro. E se distruggiamo questo ritmo, eh, distruggiamo in qualche modo la vita. Se io mi rifiuto di espirare, non, non potrò neanche inspirare perché un polo produce e alimenta l'altro cercando di rappresentare, um, comunque sì, cioè, volevo anche dire che l'interdipendenza di questi due poli, ispirazione, ispirazione, oh, ci fa intuire che dietro c'è una unità, ma noi spesso non riusciamo a, a comprenderla perché non riusciamo a percepirla simultaneamente, siamo costretti a considerare un, un polo uno dopo l'altro. E dipende dall'angolatura dall dell'osservatore eh, vedere un polo o l'altro prima o dopo. Eh. Una porta e sia entrata che uscita dipende da dove siamo collocati. In ogni caso, nel tentativo di esprimere appunto, in scultura questi concetti, ho, trovato, ho cercato e trovato nel, simbolo, nel linguaggio universale dei simboli un modo per poter comunicare questo. In particolare nei simboli geometrici, eh, come in questi, eh, secondo me i simboli geometrici contengono un implicito messaggio che è decifrabile in tutte le culture. Ovunque un, un quadrato eh, o un cubo al, esprime il mondo manifesto, materiale o un foro. È per tutti ovunque, percepibile come una porta sull'ignoto, qualcosa che è in ombra e dobbiamo portare alla luce per raggiungere la pienezza, è comunque un carico di potenzialità, oppure una sfera, ecco questo ancora è emerso sommerso a Fortongianus, 2006, questi simboli poi io li ho ripetuti in diverse mie opere, la sfera è... Ecco, questa è Night and Day, notte e giorno eh, del 2006 in India. Un foro ovunque è percepito come un simbolo di perfezione, no? di compiutezza e così via. Qui siamo. Ah sì, la parte sempre Night and Day. a ah, questa è più recente eh, e l'ho chiamata appunto Polarità. Questo è un modello, un uno dei tanti bozzetti che avevo fatto per. Eh, realizzare un'opera che poi è stata fatta in Iran, questo è un Rosa del Portogallo, un bellissimo materiale. Ecco qua, chiamata Beyond, ma Beyond oltre, al di là, nel senso di un tentativo eh, possibile dialogo, al di là delle differenze culturali. Ecco qui siamo nel laboratorio, eh, questo tipo di... Questi lavori li ho chiamati anche Genesi, sì, fra i simboli e i materiali, appunto c'è il filo di ferro, reti metalliche. Fra i simboli c'è la spirale. Questo può ricordare una spirale come anche questa, che non è una vera spirale, sono dei, dei cerchi concentrici in espansione, ma io dico, sì, possono dare comunque l'idea dell'espansione. Dell Spirale, simbolo di evoluzione, di evoluzione nel tempo e nello spazio. E dunque, questo contatto appunto: siamo sempre contatto terra-cielo, e anche lì, diversi sono i bozzetti che ho fatto per poi realizzare delle opere in altre dimensioni, in altri simposi in giro per il mondo. Certo, il vantaggio della polarità eh, è che ci permette la conoscenza, sarebbe impossibile senza la divisione soggetto-oggetto, no? ma scopo del cammino dell'uomo, secondo me, è il tentativo di, su dovremmo tentare di superare questa polarità per raggiungere l'unità che, come tutti i sistemi metafisici, religiosi, esoterici insegnano, non fuga dal mondo come mal interpretato, ma appunto superamento della polarità eh, significa unificazione degli opposti, imparare a vedere sempre il lato opposto di ciò che stiamo considerando, quindi il superamento della visione unilaterale. Questo appunto contatto, eh, 2012, eh, in quest'opera che si chiama appunto dialogo, ha dato questo, questo tipo di opera ho anche dato il titolo a questa mia. Presentazione. Perché eh, nel dialogo troviamo la chiave di lettura di, di questo percorso. Scriveva Bianca Rosa parlando di quest'opera. Ci troviamo, che ha compreso bene quello che io intendevo comunicare, ci troviamo tutti gli elementi con cui riflettere e dialogare, pieno e vuoto, interno ed esterno, rigidità, flessibilità, fisso e mobile. Tutti gli opposti si vedono, dialogano, convivono indispensabili l'uno alla comprensione dell'altro. Cercano la luce, non luce uguale, ma luce differente, intercambiabile, mutabile. Mutabile anche nel rapporto con lo spazio e con la materia, sì, perché il dialogo e la relazione assumono un senso in quanto vengono fra esistenze distinte e plurali e continua lei. Eh, I due poli non si dissolvono in una comune identità e l'altro che interagisce è inassimilabile, irripetibile e insostituibile. Non c'è rinuncia, né sacrificio né mortificazione. Ma le forme di materiali che, costituis che costituiscono la composizione scultorea sono costruite apposta per possedere e mantenere una potente e irriducibile unità. E infatti, il mio messaggio in questo tipo di opere è un invito alla cooperazione anziché competizione. Eh, questi eh, le due, i due poli in squilibrio, eh, però dialogando, unendosi producono questa finestra, questa, questa apertura. Dall'unione, dal dialogo, nasce questa, questa apertura che è appunto in equilibrio per, per una nuova visione, una nuova armonia. Penso sia Abastanza percepibile. Vediamo l'altro, so se c'è un altro inserito. Sì, anche questo è anziché l'apertura quadrata e circolare, appunto, simbolo di perfezione da questo dialogo e da questa unione. Può nascere qualcosa di buono se solo capissimo che con la collaborazione e con l'unione delle nostre differenze e competenze, e in sinergia con la natura, potremmo, potremmo compiere forse un salto evolutivo notevole che ecologia umana e ambientale camminano insieme, c'è relazio relazione secondo me fra ad esempio inquinamento e malattia e povertà. È. E quindi... Ah sì, qui siamo a proposito di salto evolutivo, qui c'è un salto anche nel titolo, si chiama Viaggio fra mondi paralleli, è del 2017 in Catania. Questo è un dettaglio anche questo realizzato lo scorso anno in marocco in un bel marmo nero giorni between parallel words non possiamo più ecco che rientra incomincia a rientrare la rete metallica eh, dice, dicevo che comunque ecologia umana e ambientale camminano insieme anche perché appunto non possiamo più concepire questa concezione dualistica del rapporto uomo natura noi siamo parte della natura la natura la natura e in noi attraverso l'acqua che beviamo, il nutrimento, e contribuisce al nostro, alla nostra evoluzione, non solo, ma anche attraverso le sensazioni e le emozioni. appunto, E contribuisce appunto a, al nostro sviluppo psichico, fisico e spirituale. Andiamo. Ehm. Questa era Don't Worry, torna indietro. Ah sì, l'avevo chiamata Don't Worry, anche perché non temere, anche perché il titolo del, del simposio era Human and Nature. Inizio a riprendere un salto. Eccolo qua. In questi ultimi anni, no, come molti di noi credo, vado a chiudere perché sto, sto allungando un po' i tempi, un po', magari leggendo alcune cose. Eh, sentivo e percepivo io quasi fisicamente, come, come molte persone vicino a me, la pesantezza di questo tempo di profonda crisi economica, ma anche sociale, di incertezza, conflitto continuo e crescente rabbia, di comunicazione divisiva e prevaricante, per non parlare poi dei cambiamenti climatici, della distruzione ambientale anche per ragioni di profitto spesso. Così avevo sentito proprio il bisogno di alleggerire in qualche modo questa pesantezza, avevo sentito, sentito il bisogno di alleggerire anche materialmente, quasi una voglia di smaterializzare il mio fare. Io ho ripreso a lavorare con le reti metalliche. Queste opere in rete sono, appunto, avevo iniziato negli anni 90 e già da allora le chiamavo presenze e assenze, materiale... È una materia che c'è e non c'è, no? È simile alla consistenza del sogno. Eh, io direi pure che evocano anche immagini in 3D create dai computer. Ad ogni modo, eh, la trasparenza, la leggerezza di questo materiale crea sì quell'ambiguità, e che ti, ti fa pensare appunto a una, a una evocazione, più che a una visione quasi. Alcune sembrano anche forme disegnate nell'aria figure non più espressive dei primi anni um, o espressioniste fisiche ma assumono una dimensione un po' più, po più poetica eh, queste opere nascono appunto anche da dal cuore oltre che dalla testa e sono, sono immagini fuggitive che rivelano spesso uh -huh. trovo troppo veloce sì, rivelano spesso appunto anche la fragilità dell'uomo, sono figure in attesa, pensose, in equilibrio instabile, appunto pensose o anche sognanti. Comunque sono figure che cercano un nutrimento. Spirituale, secondo me, cercano bellezza e delicatezza, Belle bellezza e delicatezza, armonia, che non solo risuonano in misura diversa in ognuno di noi, ma che possiamo appunto cogliere nella natura. È da circa mezzo secolo che, come specie, abbiamo iniziato a renderci conto di, di, di avere un impatto così potente sui delicati equilibri del nostro pianeta. Col crescere di questa consapevolezza, però, c'è che la, la quantità di energie intellettuali che in tutto il mondo vengono dirette a studiare questo problema, a ideare, a ideare soluzioni per porvi rimedio. E per alterare questa rotta. <ride> Di collisione, io dico, distruttiva, riallinearci alla natura e anche alla nostra natura. E dunque, con le mie opere cerco di comunicare alla parte, alla parte sensibile del, dell'animo dell umano, sensibile a queste istanze, cerco di comunicare il desiderio il desiderio di riconciliare la parte dell'uomo che trascende la natura con le profonde radici biologiche ed ecologiche che nella natura comunque ci tengono saldamente ancorati. Grazie per l'attenzione. Qualcosa delle opere di Maria Grazia Collini la potrete vedere anche all'Abbazia di Spineto più tardi. Ora eh, chiamo Andrea Margaritelli e il dottor Antonio Brunori. Andrea è tornato a trovarci. Ci fa piacere che sei rimasto affezionato al nostro premio, al nostro incontro. Grazie. Allora eh, ci racconterete come si può ascoltare ciò che ci comunicano gli alberi. Sì, Marilisa eh, l'affetto è vero e sincero, ho percorso i sette gradini di questo palco con una particolare emozione perché ho vissuto questo spazio in eh, modi... Diversi tra loro, sempre come pubblico, e tu hai ringraziato chi torna qui, ma è chi torna qui che ringrazia te e la famiglia Mercati, perché questo parlare sottovoce, per utilizzare poi la definizione bellissima che Maria Cazza Collini, con la quale ha concluso questo intervento, non riconciliare animo umano, natura e arte, anche se detta in altro modo e lo spirito effettivamente di questo, di questo luogo, di questi incontri, quindi il ringraziamento è sicuramente nostro, mio sicuramente per aver potuto partecipare in diverse occasioni come pubblico, in un'occasione speciale nel 2016 come inaspettato, assolutamente inaspettato premiato, per, in realtà io l'ho raccolto a nome della famiglia che rappresento perché non è stato un intervento personale quello della foresta di città della pieve e oggi come testimone di che cosa è avvenuto dopo e mi piace, eh, ho raccolto con gioia questo tuo invito perché dimostra la tua attenzione, tu sei, voi siete, questo premio è particolarmente sensibile a scavare sotto la superficie, ad andare a indagare sotto il clamore, sotto la coltre del rumore, delle notizie che portano molto più spesso in evidenza ciò che di male avviene e ciò che... È più catastrofico, molto più difficile trovare chi è veramente, con la pazienza di chi indaga in profondità, riesce a scovare quelle piccole notizie che spesso sono sormontate dal rumore e che sono comunque belle, belle notizie. Ma la tua curiosità va oltre perché, oltre ad aver scovato la foresta di Città della Pieve. Ti interessa oggi sapere cosa è successo dopo, quindi oggi te lo racconto e lo, racconto, e lo racconto ai nostri ospiti. La, città di, la foresta di Città della Pieve è un, sono 160 ettari che si trovano a cavallo tra il territorio di Città della Pieve e Piegaro. Sono i luoghi che hanno visto la nascita prima e poi la morte di, del perugino di Pietro Vannucci, il, il maestro di Raffaello che aveva ritratto dei straordinari paesaggi del Cinquecento e in questi straordinari paesaggi il contesto forestale e anche foreste interamente di querce erano una caratteristica esistente nel paesaggio di un tempo. In realtà la nostra famiglia ha ricostruito in questo luogo un paesaggio forestale, l'ho fatto in un modo che non vi racconto adesso perché affiderò un filmato la sintesi di... Aggiornarvi su quello che è accaduto, ma dopo il premio Ecologia Umana che ho ricevuto su questo palco nel 2016, questa foresta ha avuto ancora maggiore attenzione, quindi il contributo di questo premio è stato rilevante. Sono avvenuta in particolare due cose alle quali sono particolarmente affezionato. La prima è che è stata ritenuta meritevole di ospitare uno dei più importanti esperimenti scientifici svolti sul nostro territorio, ma parte di una rete globale. Di monitoraggio di elettrodi di specie di sentinelle per monitorare come l'ecosistema forestale possa in qualche modo no, essere collegato e dare dei segnali importanti per gli scienziati ma anche per ciascuno di noi sugli effetti del cambiamento climatico quindi unico presidio in italia di una rete globale che tocca l'intero pianeta e quindi averla ospitata a città della pieve in questa foresta è stato un orgoglio, una, insomma un'altra sorpresa inaspettata e queste, fore, queste piante, 36 nel modo particolare, hanno preso la parola, e, ma ce lo racconterà Antonio Brunori, lascio a lui farlo perché Antonio Brunori, segretario generale di PFC, assieme a Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace nel 2007, tra gli scienziati dell'IPCC insieme ad Al Gore, eh, un pool di scienziati insieme ad Al Gore eh, ricevette questo premio. Oggi tendiamo a ricordare più Al Gore, ma era, era conferito a entrambi. Bene, Riccardo Valentini e Antonio Brunori sono stati gli artefici di questo dar voce agli alberi per festeggiare questo traguardo singolare e consapevoli del fatto che poi le cose vanno anche comunicate, fatte arrivare non solo alla comunità scientifica ma a un largo pubblico. Come famiglia abbiamo deciso, un po' così eh, spinti da una così, passione per la genialità, per l'arte, per le manifestazioni del genio, di realizzare all'interno di questa foresta anche dare non solo voce ma far suonare questa foresta, quindi organizzare un concerto in cui gli strumenti non sono... Eh, semplicemente dei piani armonici, dei violini, del... ma sono gli alberi stessi, alberi stessi 36 che sono stati messi in risonanza e hanno dato luogo a un vero, reale concerto e quindi che registrato dal vivo ha dato vita a un filmato che poi vi mostrerò e che ha avuto una certa risonanza, la parola è appropriata, internazionale. Quindi io lascio ad Antonio Brunori raccontarci prima gli alberi che parlano l'esperimento scientifico e poi io in 6-7 minuti di video vi mostrerò come quegli stessi piante, quegli stessi alberi qui vicino hanno potuto suonare. Grazie Andrea. Allora, inizio subito presentando uno scienziato che ha già avuto un premio qui per l'ecologia umana, Stefano Mancuso. I suoi studi eh, sono... Stati determinanti per far cambiare anche la, il modo con cui l'uomo vede le piante, ma ci fa anche eh, aprire gli occhi su un fatto importante, e cioè che, come già Havà ha detto poco fa, che le piante non solo hanno un modo di comunicare, ma è un modo di comunicare che noi non comprendiamo. Ancora c'è tantissimo da studiare. Nella prossima. Eh, Vedremo nella prossima slide eh, uno degli esperimenti che Stefano Mancuso ha fatto e se si riesce a, a dare un aggancio quassù. Vedremo se mi, mi vede. Ah, ok. Già questo è il secondo, ce n'era un altro sopra. Vediamo un po' se ci riusciamo. Mettendo il mouse sopra, eccolo, guardate, emettendo un suono che ha una, una frequenza di 200 Hz, le radici vanno verso questo suono. Le radici non hanno le orecchie, però sentono una cosa del genere. Guarda caso, l'acqua che scorre nel suolo ha una vibrazione, emette una vibrazione, un suono che è tra i 180 e i 220 Hz. Al contrario, verso i 2000 Hz le radici vanno in senso opposto. Guarda caso, i nematodi, cioè degli insetti che mangiano gli, eh, le radici, emettono, masticando, una vibrazione che è circa 2000 Hz. E quindi le radici reagiscono. A questo punto, eh, Stefano Mancuso mi ha permesso di avere una, un altro risultato dei suoi esperimenti, quindi andiamo sul secondo e vi prego di ascoltare questi suoni. Questi sono i suoni delle radici che crescono. Qual è l'importanza di un suono del genere? Viene definito dal Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, diretto da Stefano Mancuso, come un suono parsimonioso. Perché accade, perché quando le radici crescono si rompono le, celle, le cellule per crescere e avanzare. Però la, la, essere parsimonioso è perché questo suono viene interpretato da tutti gli altri apici radicali come una geolocalizzazione in maniera tale che ogni radice non vada a sovrapporsi alle altre radici. L'obiettivo è uno solo, non sprecare energia e ogni radice avrà tutto il suo spazio per eh, arrivare a avere sostanze nutritive e acqua senza disturbare le altre. Quindi questo ha aperto, e quindi eccoci qua nell'esperimento eh, che abbiamo fatto nel bosco certificato, della famiglia Bar Margaritelli, quindi andiamo nella prossima, a questo esperimento che fa parte di un progetto internazionale, si chiama TRACE, che è un, serve per monitorare la salute delle piante attraverso dei sensori attaccati alle piante. Quindi questa branca della scienza, che è la eh, fonobiologia, oppure anche dei modelli di eh, fonosensoristica ci hanno permesso, se andiamo avanti, con eh, Stefano ehm, con Riccardo Valentini e, eh, che è parte del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici di fare queste attività. Vado verso i primi risultati perché se vedete ogni singolo albero è collegato attraverso internet a un centro che analizza Tutte le informazioni. Quali sono le informazioni? Le informazioni sono, forse è meglio che lo faccio io. Ok. Non, non ci avevo pensato. Un po'. Quali sono? Eh, allora, intanto ogni singola pianta è collegata a, uh, a un punto georeferenziato in maniera tale da individuarlo. E ogni singola pianta raccoglie una serie di informazioni che ogni ora vengono spedite. Quali sono queste informazioni? Sono trasporto dell'acqua dalle radici alle foglie, luce che passa attraverso la chioma, che mi dice quant'è la fotosintesi in essere, quindi quanto è la, la quantità di cellule che fanno fotosintesi, ci stanno poi dei parametri che sono l'umidità dell'aria, del suolo, le vibrazioni, l'accrescimento... Diurno e notturno. E come vedete, noi riusciamo dal nostro ufficio a verificare quello che accade alle singole piante. Questo io ho studiato in Israele, ho lavorato nel deserto del Negev, e quando volevo scoprire come i, le piante reagivano quando iniziava a, a salire il sole, dovevo stare lì alle tre e mezza, alle quattro di notte per vedere i primi segnali. Così la vita è bella perché internet aiuta da questo punto di vista. A questo punto di vista voglio dirvi una cosa, questi sensori si chiamano tree talker, che in inglese vuol dire alberi parlanti. E mio figlio, che non gli interessa niente del tipo di lavoro che faccio io purtroppo, quando ha saputo che parlavo di tree talker, ha detto, ah, e che ti dicono gli alberi? Hmm. Allora, questi, avete visto questi flussi? l'abbiamo inseriti all'interno di un pentagramma e abbiamo trasformato queste informazioni ecofisiologiche in suoni. Quindi chiedo a Michi di partire con il primo. Fa un po' effetto, perché sembra di sentire un battito cardiaco o un respiro. In realtà non è altro che una trasferire delle informazioni quando fa molto caldo, c'è cioè aridità, quindi siccità, la pianta ha bisogno di più acqua, quindi spinge di più quando invece è coperto o c'è vento, c'è poca evapotraspirazione a quel punto è più basso. È molto interessante, però ancora eh, non dava questa informazione almeno ai ragazzi a cui io volevo parlare. Allora abbiamo fatto un altro esperimento, cioè trasformare ogni ora con una nota per venir vedere cosa succedeva, per sentire la voce degli alberi in maniera figurata. Pink Floyd, Atom Earth Mother, sono piante un po' psichedeliche da questo punto di vista. Qual è l'obiettivo? Non è quello di inventare una voce degli alberi, è quello di spiegare alla gente che le piante hanno una vita, perché c'è stato per sempre un po' questa percezione che le piante e tutto il resto. E quindi le piante sono inanimate, anzi sono vegetali. In realtà, come ha già detto chiaramente eh, Eva, Hava in, in ebraico, eh, le piante hanno addirittura 15 sensi, noi uomini solo 5, ma questa è per una strategia evolutiva. Le piante stanno ferme e quindi affrontano i problemi e devono risolverli. Noi, come tutti gli animali, se c'è un problema... Si va via, loro devono risolvere. Allora questo ha portato a un risultato a prossima straordinario perché da un punto di vista numerico, un'attività che è quella della gestione delle foreste, avendo dei dati secondo l'ufficio stampa Press Play che eh, guida per noi questa attività di reach out di verifica, ha portato, guardate, fino a. 56 milioni, ah, cioè, scusami, è vero. Facciamo così. 56 milioni di contatti, perché questo esperimento ha non soltanto incuriosito le persone normali, ma i giornalisti così tanto che il Corriere della Sera e Repubblica e altri giornali hanno fatto delle intere pagine fino a parlare di un simpaticissimo WhatsApp degli alberi, perché in realtà ci mandano delle informazioni. E l'occhio vede quello che la mente conosce. Sapendo che le piante ci informano, molta gente ha chiesto, ma io voglio saperne di più. Ecco qua. E quindi adesso la parola ad Andrea. Grazie, grazie Antonio, soprattutto per averci illustrato in pochi minuti con uno spazio di tempo ristretto. In realtà, un, un progetto che ha una base scientifica molto profonda, che quindi ovviamente meno facile da comunicare per l'aspetto eh, dei di contenuti per addetti, per addetti ai lavori. Proprio per rafforzare lo spirito di comunicazione, il 17 luglio del 2017, un anno fa, in quella stessa foresta abbiamo voluto festeggiare questo esperimento scientifico rafforzando lo spirito di comunicazione, facendo in modo di mandare più chiaro e nitido un segnale alle persone insomma, italiane e di tutto il mondo sul fatto che le foreste sono effettivamente una grande speranza per quello che è la difesa del cambiamento climatico, perché voi sapete che il 50% delle capacità del pianeta di assorbire anidride carbonica e quindi di contenere l'effetto serra è dovuto al patrimonio forestale, per l'altra metà la gran parte è dovuta... Alle alghe marine, comunque all'ecosistema marino. Quindi il la, la, alle foreste sono affid è affidato oggi uno dei compiti più importanti, visto che apparentemente a oggi ancora sembra difficoltosa l'inversione di tendenza, anche se auspicabile, sulle emissioni, di, sulla riduzione delle emissioni. Allora, per questo motivo è nata l'idea di realizzare un concerto atipico. Abbiamo incaricato un sound artist giovane, Federico Ortica, di far suonare 36 piante, ma di farle suonare davvero. Il filmato che, si, che concluderà questi sette minuti è realizzato in presa diretta, non c'è modifica del suono, il suono che sentirete alla fine realmente esce da quegli alberi, ci sono solo un'aggiunta di archi che non esistevano nella registrazione iniziale e una finalizzazione, leggermente eh, amplificate le sonorità, ma eh, ascolterete quello che le persone in carne e ossa che erano lì hanno ascoltato quel giorno. Bene, questo filmato che non è nato per essere altro che un documento, una documentazione dal vero, ha avuto talmente forza comunicativa che abbiamo... Non avendolo previsto in anticipo, è diventato il nostro video di comunicazione. Quindi è diventato uno per l'azienda, per il marchio Listone Giordano, che è il marchio con il quale la nostra azienda si rappresenta nelle superfici in legno, è diventato un eh, elemento di comunicazione. Bene, questo filmato, inaspettatamente anch'esso, ha vinto i maggiori premi della comunicazione di quest'anno, quindi ha vinto l'European Design Award e la settimana scorsa, lunedì della settimana scorsa, il premio per l'innovazione dell'Osservatorio del Design Italiano. Bene, una parte di questo successo, di questa visibilità era nata qui a ottobre del 2017 grazie alla perspicacia, alla curiosità insaziabile di Maria Lisa Cuccia che Colgo l'occasione per ringraziare. Vi lascio ai sette minuti di video, In gli ultimi 60 secondi sono il filmato. La foresta di Città della Pieve è molto cara alla nostra famiglia, prima di tutto perché è testimone di una storia. C'è una tradizione contadina che amo molto in Umbria che prevede che a ogni nascita si pianti un albero. La nostra famiglia legata al legno e alle foreste da sempre ha fatto un passo in più e a ogni generazione ha piantato un'intera foresta. 160 ettari che la nostra famiglia ha coltivato attraverso le generazioni. 11 km di percorsi didattici consentono di attraversarla, di viverla e soprattutto di capire il rapporto fondamentale tra uomo e natura. Nel 1969 la generazione di mio padre e dei suoi fratelli, in occasione della nascita della nostra, mise a dimora in 25 ettari la foresta che oggi è stata protagonista della nostra esperienza. Di Foresta che Suona. Tutto comincia con l'idea di dare un significato diverso alla parola natural genius e tentare di portare il significato vero di quella definizione che venne fuori in un in un progetto che eseguimmo negli Stati Uniti proprio insieme a Listone Giordano, Andrea Margheritelli, e ci interrogavamo su come presentare la natura del marchio Listone Giordano alla comunità di architetti di New York e venne quest'idea in cui quel marchio potesse essere la summa e l'equazione, il risultato di un'equazione che metteva insieme genialità e natura. Nel corso di 150 anni di attività imprenditoriale, quattro generazioni che si sono... Succedute, il rapporto tra natura e genialità è stato un filo conduttore costante. Natural Genius nasce come pensiero culturale, promosso dalla Fondazione Guglielmo Giordano, che ha avuto per teatro e tenuto a battesimo il Guglielmo di New York, oggi è protagonista anche della nostra collezione, presente in 50 paesi del mondo. E poi accade che. Che proprio quest'anno veniamo a conoscenza di questo progetto scientifico che utilizza il monitoraggio dei dati che possono venire da, eh, dal tronco di un albero, da quello che un albero riesce a trasmettere attraverso dei monitor applicati direttamente sul tronco, chiamato Talking Trees, consente a, questa, eh, a questo team scientifico che studia, che studia le foreste di avere dati sul monitoraggio dei cambiamenti climatici. Il, eh, il progetto Talking Trees. E si deve al pensiero congiunto di Riccardo Valentini, cioè premio Nobel del 2007 per la pace, in veste di scienziato dell'IPCC, oggi protagonista dei lavori del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, e di Antonio Brunori, PFC Italia, che hanno unito le forze e noi volentieri e con grande gioia abbiamo collaborato mettendo a disposizione questo patrimonio forestale. E questo ci ha fatto accendere una scintilla perché... Eh, ci è venuto in mente che se gli alberi potesse, potevano parlare eh, sarebbero anche stati in grado di suonare. Da lì l'idea che la comunicazione, la strategia di comunicazione da quest'anno in poi per l'istone Giordano potesse non seguire vie tradizionali ma potesse diventare invece un impegno, un'azione che l'azienda metteva in campo, tentando di individuare chi tra i giovani talenti che sono in giro per il mondo riuscisse a interpretare meglio questa, questo legame intimo fra genialità e natura. Eh, Federico Ortica ha um, progettato un'installazione che farà suonare la foresta. Un'installazione che permetterà agli alberi, eh, attivati da dei sollecitatori acustici che, che sono applicati eh, esattamente come i monitor di cui ho parlato prima, direttamente sui tronchi, eh, permetteranno agli alberi di emettere un suono. Di, far diventare la foresta un grande strumento musicale. La collaborazione con Listone Giordano nasce dall'interesse comune di lavorare e sperimentare con un materiale nobile come il legno. La mia ricerca artistica si basa sullo studio delle risonanze acustiche che i materiali hanno quando vengono messi in vibrazione. Sono rimasto affascinato la prima volta che Federico Ortica ci ha mostrato le prime sperimentazioni, la capacità di rendere la natura e la musica anche unite e percepire proprio con i sensi le vibrazioni. Questo mi ha trasmesso un grande eh, senso di autenticità e l'autenticità è una parola chiave per Oristine Giordano da sempre. La nostra curiosità è stata capire come può suonare un albero quando viene messo in risonanza e come si possono creare degli ambienti sonori in un posto come questo. Il risultato finale è stato facciamo suonare una foresta. Quello che abbiamo pensato di fare è semplicemente accompagnare il lavoro di Federico, seguendolo passo passo, proprio partendo dai primi momenti di lavoro, da dagli schizzi, dalle idee, abbozzando eh, quello che sarebbe successo poi, fino all'installazione finale, invitando persone vere che assisteranno a un vero concerto dove lui dirigerà degli alberi che suonano. E quello che vogliamo riprendere è un reale momento di autenticità in cui genialità e natura producono un effetto unico. Quindi, non creare un filmato per comunicare, ma comunicare attraverso la verità, l'autenticità la, di, di una vicenda reale e quella che Federico ci ha offerto è stata una straordinaria vicenda reale. Sono Federico Ortica di Sis My Forest. generazioni un endogenialità e natura Listone Giordano Natural Genius la travesta di città è sorprendente sorprendente grazie c'era un piccolo pensiero per il dottor Brunori che è la prima volta che viene qui. Ah beh, no. Grazie. <ride> grazie. No, del grazie. <ride> Abbiamo fatto un po' tardi, però... Eh, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande relative agli interventi che abbiamo avuto, eh, abbiamo ancora magari qualche minuto. Siamo molto a ridosso perché dovevamo finire verso le sette e mezza, ci sono cinque minuti giusti. Se qualcuno ha piacere di fare qualche domanda o di dire qualcosa, eh, volentieri. Non so se siete tutti stremati da questo <ride> lungo pomeriggio. E se non ci sono più ehm, domande o commenti, eh, io, last but not least, vorrei eh, fare un ultimo ringraziamento alla nuova Accademia degli Arrischianti. Che ci dà sempre una preziosa collaborazione e un ringraziamento particolare anche a Gabriele Valentini, che è il presidente dell'Accademia, che eh, veramente mi ha dato una mano perfino per l'allestimento e si occupa sempre di seguire tutta la parte anche organizzativa, eh, da un punto di vista anche tecnico. Quindi, grazie ancora a tutti. Eh, io ho un sogno che eh, sia eh, possibile anche eh, prolungare anche durante l'anno eh, questa attenzione all'ecologia umana e che non sia solo un momento una volta all'anno, ma che eh, ci sia un'attività eh, continuativa di attenzione all'ecologia e di messaggio continuo ci auguriamo che questo avvenga bisogna sempre eh, sperare che si possano realizzare i sogni grazie a tutti voi e chi vuole venire all'abbazia di Spineto fra poco c'è un piccolo rinfresco vi aspettiamo Eva il tuo premio